Buona giornata a tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento di cesura dei seminari, degli incontri seminariali di cesura che abbiamo riavviato già nelle scorse settimane e che proseguiranno ancora prossimamente. La giornata di oggi mi pare particolarmente interessante perché riuniamo discipline molto diverse, tre discipline diverse, apparentemente lontane, che in realtà appunto permettono l'una di comprendere meglio anche gli elementi più difficili da osservare, perché uniamo arte, uniamo teoria politica. Uniamo storia, appunto, nel senso più classico del termine, uniamo letteratura, uniamo più discipline per cercare quindi di fondere assieme, di arrivare dunque a una comprensione più complessa dei problemi. Oggi, appunto, partiamo dall'osservazione e dall'analisi di alcuni arazzi, arazzi particolarmente importanti, interessanti, che rappresentano, che danno raffigurazioni storiche, ma soprattutto quelle raffigurazioni anche di teoria politica fondamentale, importante. E questa giornata è nata appunto dall'idea di sentir parlare innanzitutto Eduard Giuncosa, di un arazzo bellissimo che è quello che abbiamo usato anche per l'immagine di copertina, per l'immagine appunto che abbiamo usato per questa giornata. Un arazzo meraviglioso che appunto oltre a essere un bene prezioso è anche un bene prezioso dal punto di vista del materiale, un bene prezioso anche per la comprensione di alcune strategie ideologiche e politiche. Allora, però io mi fermo subito perché voglio lasciare innanzitutto la parola ai relatori. Introduco molto rapidamente Eduard Giuncosa, così come introdurrò brevemente anche gli altri, perché io penso che i relatori siano perfettamente in grado di presentarsi da soli con quello che dicono. Generalmente ritengo che le presentazioni lunghe di quello che i relatori fanno sono inversamente proporzionali a quello che poi solitamente possono dirci. Per cui, poiché sono convinto, so che ci diranno delle cose importantissime, darò semplicemente delle presentazioni molto stringate. Edoardo Giuncosa insegna all'Università Complutense di Madrid, è di formazione storica, ma anche qui appunto una storia che fa convergere diversi interessi, perché non si occupa solo di storia, come dire, istituzionale, ha fatto anche alcuni libri importanti sulle dinamiche del potere in Tarragona e così via, ma soprattutto poi si è occupato anche di discorsi politici, di immagini del potere e anche poi ha curato anche dei progetti legati appunto alle rappresentazioni, all'immagine del potere e credo che appunto E credo che la relazione di oggi sarà appunto interessante da questo punto di vista, perché ci mostrerà appunto, ci spiegherà, ci mostrerà il significato di un arazzo particolarmente interessante. Ma gli lascio subito la parola perché ce lo presenta lui. Grazie, Edoardo. Grazie, buongiorno a tutti. Non vorrei incominciare senza prima ringraziare il professore Fulvio De Donne, presidente del CESURA, per avermi permesso di fare la presentazione di questa ricerca che, sebbene è vero che è già molto avanzata, non è ancora finita. Ed anche per offrirmi l'opportunità di metterla a confronto con altri due interventi dei professori Bock e Figliuolo. Sono assolutamente convinto che sarà una bella occasione per imparare nuove cose e per arricchire il mio punto di vista. Spero possa interessare tutti voi che ci seguite online.
Vorrei anche dire che cercherò di fare la mia presentazione in italiano per rendere più facile la comunicazione. Mi scuso sin dall'inizio se commetto degli errori al riguardo. Lasciatemi ora condividere il mio schermo con tutti voi per farvi vedere la presentazione. Si vede bene? Perfetto. Perfetto, grazie. Il mio intervento si struttura in una breve introduzione per esporre cosa ha portato un medievista e politologo fino a questo capolavoro e poi in tre parti. Nella prima parte presenterò in modo descrittivo i contenuti principali della razzo, senza soffermarmi sugli aspetti più tecnici oppure stilistici. Nella seconda mi concentrerò sulle idee che si riflettono nell'opera e l'autore che potrebbe averli ispirati. Finalmente, nella terza, parlerò brevemente della affascinante biografia di quel che è stato il proprietario e forse anche il promotore della razzo. Come si diceva nella presentazione, la mia tesi di dottorato si è centrata sullo studio delle strutture dinamiche di potere nel dominio signorile di Tarragona. È un dominio molto interessante perché da un punto di vista è l'arcivescovato uno dei più importanti della penisola iberica medievale e poi dall'altro è perché il dominio è stato condiviso tra l'arcivescovo da una parte e il conte di Barcellona, re d'Aragona, dall'altra. E quello è stato l'origine di tantissimi conflitti molto interessanti che hanno anche dotato di un'autonomia fortissima a questa città, molto sconosciuta fino a questo momento. La pubblicazione della tesi, il libro che avete sullo schermo, l'analisi è stata fatta dal XII secolo fino alla guerra civile catalana, l'inizio della guerra civile catalana, 1462, perché è stato un momento in cui l'arcivescovo ha cambiato la strategia e ha aiutato il re per recuperare il suo potere nella Catalogna. Quindi io pensavo che tutti i grandi problemi del passato finivano con la guerra civile catalana. Ma poi ho visto che negli ultimi anni del secolo del 400 hanno un'altra volta arrivato di nuovi conflitti e confronti tra i due poteri. E questo non volevo farlo seguendo lo stesso strategia, metodologia che ho fatto durante gli anni di tesi di dottorato, se no attraverso un'altra fonte che è stato esattamente questo arazzo che oggi analizziamo. La verità è che sono sempre stato attratto da quest'opera e negli ultimi anni ho avuto l'opportunità e la fortuna di poterla studiare in dettaglio. E per me è un grande piacere poter farla conoscere un po' più meglio. L'arazzo, che nella sala capitolare della Cattedrale di Tarragona, è quasi 5 metri alto, è lungo praticamente 11. E sicuramente è stato realizzato a Tarras, Bruxelles o Tournai intorno agli anni 70 del 400. La storia che presenta è suddivisa in tre spazi architettonici: un edificio gotico centrale perfettamente rifinito, un tempio in costruzione a sinistra ed una parte di città sulla destra. Vediamo i dettagli dei personaggi che ognuno di loro nasconde, così come di quelli che sono tra di loro, tra questi spazi. Ma prima di entrare in dettaglio, guardate dal punto di vista dell'osservatore che a sinistra si vede perfettamente che l'opera non è completa, ci manca una parte importante e tagliata. Se prendiamo l'idea che il centro dell'arazzo è questa linea dove si vede il potere temporale, questo imperatore, la figura di Dio
ci mancherebbero più o meno tra 2 o 3 metri a sinistra. Quello, se volete, parliamo i motivi per i quali si sa che si è perso questa parte alla fine nel dibattito. Farò la mia presentazione prima vedendo questa parte centrale, poi andremo a sinistra, questo altro tempio, poi la parte nel mezzo dei 2 tempi, questa parte qua che continua in questa parte dall'esterno, e poi finalmente la parte della città e questi 3 personaggi a destra. Per farlo più facile, vedremo a sinistra il punto in cui mi concentrerò e poi vedremo il punto in cui metto l'attenzione. Prima di tutto, il titolo lo troviamo scritto nel proprio arazzo. Non è facile di leggere, ma ci sono delle lettere nella base di questo tempio, di questo edificio centrale, dove c'è scritto, anche con un po' di fede, si può leggere una H, una I, una C, una IST, Hic Est. Qua c'è un H, IStoria, storia. Qua si vede un po' più meglio, BONI, bonne, e VITE, vite, hic est historiae bone vite. Alla parte superiore c'è la figura di Dio Padre che emerge tra le nuvole e porta in mano il filatterio dove si può leggere un brano del Vangelo di San Matteo. Esattamente questo. Qui perseveraverit usque infinem hic salvus erit. Quello che persevererà fino alla fine sarà salvo. Al di sotto c'è una figura che è stata interpretata come un angelo oppure come una vergine della misericordia, col suo manto aperto, le sue braccia, ma se leggiamo con dettaglio c'è scritto chiarissimamente filosofia. È la filosofia che ampara, protegge la figura di questo imperatore, figura centrale, importantissima, con uno sguardo di minaccia ma anche di bontà, con i capelli e la barba grigia, immagine della saggezza, e anche le vesti ricchissime, il cetro e il globo in mano. Questo personaggio è circondato da diversi personaggi che sono gli assessori, ma sotto c'è anche una chiave importantissima della razza, che è questo stemma sul quale ritorneremo alla fine della presentazione. Quei sono i consiglieri dell'imperatore. Da una parte, in basso, quattro figure femminili che sono le virtù cardinali, temperanza, la templanza, qua con la spada in alto, la giustizia, chiarissimamente, e poi a destra, prudenza e fortitudo, la fortezza. E tra l'altro ci sono 7 figure che rappresentano il trivium e il quadrivium. Da una parte abbiamo un'immagine fantastica della grammatica, con la disciplina in mano e insegnando a leggere a un bimbo piccolo, col libro in mano. Poi c'è la logica,
e anche la retorica. È molto interessante siano i simboli delle cose che portano in mano, ma anche la semiotica del gesto, quello che stanno facendo con le mani o con gli occhi questi personaggi. E qua vediamo perfettamente come la retorica si sostiene sulle spalle e punta sulla logica. E poi dopo il trivium c'è l'origine del quadrivium a sinistra con la geometria. E a destra l'aritmetica contando delle monete, la musica con le notazioni musicali, un po' al di fuori di tutta la composizione, e poi questa figura qua, l'astronomia, che sta guardando il cielo e sostenendo con la mano l'astrolabio. Scusate se non mi posso fermare con tutti i dettagli, ma non abbiamo il tempo per farlo. Poi ci trasferiamo a sinistra. A differenza di questo edificio centrale perfettamente finito, questo di sinistra è un tempio in costruzione. Si vede perché c'è questo personaggio al di sotto che sta facendo delle fondazioni dell'edificio e del tempio, e poi ci sono diversi personaggi che possiamo identificare facilmente perché c'è scritto sopra, ma anche per la forma di come sono vestiti o come stanno attuando con il potere centrale, che in questo caso è il Papa. Il Papa con la tiara, con tutti i simboli, la cappa pluviale, il globo, la croce, e poi anche in simmetria con quello che accade nel centro abbiamo diversi personaggi che lo consigliano, che sono membri del consiglio che stanno assessorando questo personaggio, che sono da una parte Fortitudinis, quindi sono i doni dello Spirito Santo, il dono della fortezza. Poi la scienza, timoris domini, consigli, intellectus. Guardate questo dettaglio che è fantastico, che la scienza che sta sostenendosi sulla cattedra del Papa, sul pomo di questa cattedra, ma anche sta toccando con la sua mano una parte della croce, interrogandosi con un sguardo interrogativo, molto interessato su probabilmente la fede, no? Poi abbiamo questa parte centrale tra il tempio della chiesa in costruzione e il tempio, l'architettura di questo tempio, questo edificio gotico del potere temporale, uno spazio aperto dove abbiamo una rappresentanza della natura, quello che ci offre la natura è il lavoro nel campo, si vedono dei pastori alimentando gli animali, ma anche suonando gli strumenti musicali, festeggiando l'attività di una vita felice, perché la buona vita in questo senso sarebbe la vita virtuosa e felice dei cittadini. E poi la parte in basso si vedono degli agricoli, i contadini che stanno lavorando il campo, guidati da una virtù che è la perseveranza. Quindi in due punti diversi dell'arazzo abbiamo l'idea della perseveranza, in questo brano del Vangelo di San Matteo e anche qua guidando il lavoro nel campo. Ma anche l'idea che abbiamo qua è che non soltanto possiamo avere le cose di cui abbiamo bisogno lavorando il campo o con gli animali, quello che ci offre la natura, se no abbiamo bisogno di anche avere commercio. E il commercio si rappresenta attraverso questa virtù che è l'expectatio venie, l'attesa del permesso, il permesso per poter commerciare attraverso il privilegio di mercato, di ferie, eccetera, no?
Poi abbiamo dei personaggi che portano gli animali per commerciare con tutte le sue merce, che continua questa comitiva dall'indietro di questo spazio architettonico centrale, emerge di nuovo a destra, continua di qua, e si vedono tre gruppi chiarissimamente definiti in questa parte. Sarebbero i tre stamenti principali. Quindi abbiamo i mercanti e guidati da una virtù che è la ratio, la razionalità, il prezzo giusto anche. Una figura bellissima proprio. Poi nella parte centrale abbiamo la nobiltà, un gruppo di nobili che portano il falcone in mano, quindi un'immagine di falconeria, di andare in caccia, le attività proprie dei nobili, si vedono anche i gioielli, le ricche veste, i cavalli guidati da anche due virtù che adesso vedremo con più dettaglio. Qua un'immagine un po' più chiara di questo nobile. E qua le due virtù che portano le rende dei cavalli. Veritas, da una parte, e dall'altra si vede malissimo, ma credetemi se vi dico che qua c'è scritto misericordia. È la seconda virtù. E poi in basso c'è il terzo gruppo di pastori e contadini che stanno sia offrendo l'aiuto a livello di carità, sia contribuendo con le tasse allo sviluppo della comunità. E tutti loro guidati da questa virtù che c'è scritto amor. Finalmente a destra c'è, come vi avevo detto, la rappresentazione di una città, una parte di una città, con le sue mura e nel portale principale una rappresentazione da questa effigie della Vergine col bimbo, e nella parte inferiore emerge una virtù che ha scritto qua, c'è scritto qua Pax, cioè la pace. Finalmente a destra ci sono tre figure che sono rappresentazioni figurative dell'Antico Testamento. Una parte dell'Ecclesiastes: si sequeris justitiam proteget te in sempiternum, un brano di Isaías, mundamini cui fertis basa domini, e un brano del libro dei re di Salomon, in multitudine populi dignitas regis. Bene, entriamo nella seconda parte, quello che vi dicevo delle idee che si riflettono nella razzo. Questo razzo è stato studiato nei primi anni del XX secolo per due persone fondamentalmente, e entrambi dicevano che le idee politiche che si vedevano riflette su questo razzo erano parti di libro secondo di Tommaso d'Aquino, ma il problema è stato che ho deciso di leggere questo libro secondo del Regno Regem Cipri, e ci sono tantissimi problemi che non mi servono a spiegare quello che sto vedendo in questo razzo.
Da una parte è vero che nel suo libro parla tante volte della buona vita, questa vita virtuosa, felice, che per lui è il vero fine della società umana. Ma soltanto presenterò due idee che smontano, che vanno incontro a questa attribuzione ideologica. Da una parte l'idea che, secondo il libro secondo di Tommaso, mai potrebbe essere nel centro della composizione l'imperatore e il Papa spostato a sinistra in un lato della composizione globale. Questa gerarchia non sarebbe presentata nelle idee di Tommaso d'Aquino, ma anche, soprattutto, l'idea dei mercanti. In diversi punti di questo libro presenta i mercanti come l'origine, la porta aperta a tutti i vizi, tutti i mali per la comunità. Il problema delle ricchezze, il problema del detrimento della buona fede, del bene comune, eccetera, eccetera, fa colpevoli i mercanti in tanti punti. Quindi non si vedono queste idee riflette sulla composizione dell'opera. Invece, la mia attribuzione in questo senso sarebbe il francescano Francesc Ximenis. Penso che lui sia dietro tutte queste idee che si vedono in questo arazzo. Soprattutto in una delle sue opere principali, che è Al Douze, il dodicesimo libro del Cristià. È un libro anche stato studiato da un professore italiano come Paolo Evangelisti, per esempio, no? Ma una parte di questo libro, la terza parte, è il regimento della cosa pubblica che ha offerto ai principali magistrati della città di Valencia per il suo reggimento municipale, cittadino. L'influenza di Ximenis è grandissima nella forma di organizzare e gestire il potere a livello delle città, della Catalogna e della Valencia soprattutto, no? Fino al punto che le sue opere principali erano messe con catene sulle pareti, per se c'era qualche dubbio, come se fosse una costituzione a livello di organizzazione legale e di come gestire il potere a livello di magistrature municipali e la struttura di la società ideale in questo periodo. Vi mostrerò soltanto qualche idea che emerge da quest'opera e che possiamo vedere riflessa nell'arazzo. Per esempio, ci parla ovviamente in diversi punti della sua opera della questa buona vita. Vi traduco dal catalano medievale, tutto cittadino buono ama la virtù e la sapienza. Questo è sapienza e buona vita. E vera sapienza, parlando propriamente, non è se no ben vivere, né ben vivere non è se no sapienza vera. Quindi questa relazione con la filosofia, con la sapienza, che è anche il dono dello Spirito Santo, eccetera, eccetera. Un secondo esempio è questa ambiguità che possiamo leggere in tutti i capitoli della sua opera tra la gerarchia papa-imperatore. Ci dice: la parte del Tempio con la metà della città avrà il Papa con i clerici e l'altra parte avrà l'imperatore col popolo e la cavalleria. Per tale non è cosa onesta che il Papa, chi è persona tutta dedicata a Dio, intenda nelle cose temporali, trasferisce l'esecuzione e l'uso della giurisdizione temporale pienamente all'imperatore. Un terzo punto è la questione dei mercanti.
Per lui i mercanti sono fondamentali per la struttura sociale e la perfezione e la ricchezza della comunità. Perché, dice, terra dove c'è mercanti abbonda sempre tutto quello che è fertile e pieno e fa che tutto rimanga in un buon stamento. Devono essere favoriti sopra tutta la gente secolare del mondo. Sono vita della terra dove vivono. Tesoro della cosa pubblica, cibo dei poveri, eccetera. E finalmente in questa presentazione dei mercanti parla di comunemente galleggiano in alto per la grazia di Dio speciale sopra tutti gli altri della comunità, che è esattamente come le vedevamo rappresentati nella razza. Poi ci parla della figura dell'imperatore, del re, che deve essere un uomo sciente e saggio, e per il suo buon reggimento e governo salva se stesso e tutti gli altri, porta fino a Dio la salvezza, la nuova alleanza dopo il peccato originale. Ci parla che questo re, imperatore, deve essere guidato dalle virtù cardinali, per esempio prudenza nel vedere i profitti, i vantaggi, ma anche i pericoli. Deve essere templato delle sue passioni e forte fino al punto di non avere dubbio di morire per aiutare la comunità. Finalmente deve essere giusto e per giustizia e per le leggi della comunità rimanere fino alla morte, la sua propria morte. Parla tantissimo della perseveranza nella sua opera e dice, per esempio, come con tan forte ardore e devozione hai per lungo perseverato in chiedere essere uomo virtuoso, per quello il nostro Signor Dio ti ha offerto tanta perfezione che sarai uno dei più perfetti re che non ci sono mai stato nella terra. Si dice anche che quei che stanno insieme e vivono bene devono perseverare per amore e concordia. Finalmente, due idee molto interessanti al riguardo della razza, anche dell'idea di Scimenis. È stato l'unico autore che ho trovato nei suoi scritti che le virtù che devono guidare i nobili, la nobiltà, sono esattamente verità e misericordia. Dice, misericordia e verità fanno l'uomo scendere in grande stamento in questo mondo e gli porta davanti a Dio nella gloria. Poi presenta la pace dicendo, nelle città che sono ben governate, l'uomo ha una grande materia d'allegria, perché qua vive sicuro ed in pace. La pace persevera le comunità e aiuta che non cadono, apporta prosperità temporale, fa che possano vivere con gioia, allegria, fortifica la signoria, la città, è come le sue mura, distrugge i cattivi e fa stare tutti sicuri. Finalmente, le tre figure che abbiamo visto rappresentate dall'Antico Testamento, questi brani di infilatteri sono scritti nel duodecimo del cristiano. Possiamo leggere nell'Ecclesiastico: lavora volentieri per la giustizia e Dio lotterà per te contro i tuoi nemici, siano quei sì. Mundamini cui fertis vasa domini, voglio dire, siate puliti voi che portate le cose che servono al servizio di Dio.
E finalmente, il termine della congregazione della città si vede nella sua grandezza, che possa essere così grande come il suo regitore la possa sufficientemente governare, regire e ordinare. Bene, queste sarebbero un po' le parti che volevo farvi vedere. E finalmente, questa terza parte, molto breve, è sopra, come vi avevo detto all'inizio, la figura del proprietario e anche sicuramente promotore della razza, che è Gonzalo Fernández de Heredia. Gonzalo Fernández de Heredia è stato membro di uno dei linaggi più rilevanti dell'Aragona medievale. È diventato uno dei personaggi chiave della sua epoca. Al di là dei diversi benefici ecclesiastici importanti che accumulò durante i suoi anni di cursus honorum ecclesiastico, ha avuto anche delle grandi capacità politiche e diplomatiche che l'hanno fatto spuntare sopra maniera, fino al punto di avere durante molto tempo il favore dei re. In incarichi molto molto delicati, ma anche attuando come ambasciatore in diverse occasioni, fino al punto che è stato il primo ambasciatore permanente della Corona d'Aragona davanti al Papa. Dal regno di Giovanni II è stato lui che ha giurato il carico, è stato lui che ha offerto l'omaggio davanti al Papa da parte di Giovanni II, da Sisto IV, Innocenzo VIII, Alessandro VI. Lui è nato, Gonzalo Fernández de Heredia, nel castello di Mora di Rubielos circa 1450. È stato, come vi avevo detto, ambasciatore a Roma per il re Giovanni II, ma anche per Ferdinando il Cattolico. È stato vescovo eletto di Albarracín Segorbe nel 1473, poi promosso alla sede di Barcellona in 1478 e poi promosso all'arcivescovato di Tarragona nel 1490. Per i re cattolici, dicono loro, considerados vuestros merecimientos y los servicios a nos fechos. È stato lui chi ha avuto la responsabilità di diventare il capitano della guardia del conclave dopo la morte di Innocenzo VIII. E poi, dopo l'arrivo di Alessandro VI di Borgia, è stato nominato governatore di Roma durante gli anni 1492 a 1494. Ha avuto la presidenza onorifica dell'ambasciata di presentazione d'obbedienza al Papa Alessandro VI e poi è stato trasferito a Napoli come protettore e servitore personale della regina Giovanna d'Aragona dal 1494 fino al 1500, quindi da quando è diventata vedova. Nel 1500 ha delle lettere di Ferdinando il Cattolico chiedendogli di far portare con protezione e sicurezza la sua sorella fino a Castiglia. Questo è stato il momento in cui è arrivato per prima volta nella sua arcidiocesi, facendo il primo ingresso nel 21 di settembre dell'anno 1500. Ma la verità è che in questo momento non sappiamo esattamente i motivi, ma perde progressivamente il favore del re. Sicuramente il motivo è che ci sono diversi benefici e carici che il re voleva concedere ad altre persone e lui non accetta di lasciarli. Quindi queste tensioni portano a una conflittività ogni volta più forte, ma anche per la questione del dominio della città e signorio di Tarragona. Una delle condizioni per fare la sua promozione
a arcivescovo di Tarragona, è stato, e si vede per le lettere del re ai suoi ambasciatori parlando con lui, che sarà promosso all'arcivescovato se prima rinuncia al potere temporale sulla città e signorio di Tarragona. Lui non l'ha fatto e ha continuato essendo il signore della metà del dominio temporale di Tarragona, e questo ha portato tantissimi conflitti un'altra volta tra potere civile e ecclesiastico. Ma quando lui arriva alla sua sede, non rimane alla capitale, non vuol rimanere alla capitale e se ne va a diversi castelli di punti diversi della provincia, della vegheria di Tarragona, del territorio di Tarragona. E lui sospirava per i benefici laici, nel punto che è stato scelto come deputato ecclesiastico della Generalitat de Catalunya, della Diputazione Generale di Catalogna, tra il 1504 e il 1506, e finalmente muore solo nel castello di Valls il 21 di novembre dell'anno 1511. Questa è la facciata della cattedrale di Tarragona, e queste fantastiche porte sono originali dalla fine, inizio del 1500, sono stati pagati per questo arcivescovo. Come lo sappiamo? Perché in tutti i chiavi che ha la porta si vedono questi simboli che sto puntando, che sono tre tau, che è il simbolo di Tarraconense o di Tecla, la patrona della sede, ma anche tre castelli. Questi castelli sono i castelli del suo stemma, ok? Si possono presentare come tre e poi come cinque in croce o in asta. Nella parte interiore delle porte della cattedrale si vede ancora più chiaro la promozione. Nella parte superiore ci sono gli angeli che portano la tau, ma anche questo scudo, questo stemma a forma di testa di cavallo, alla moda del Vaticano, del Palazzo dei Papi a Roma nella metà del Cinquecento, con questi cinque castelli in croce. E sul terra si vede anche questa tomba, che è il sepolcro esattamente di questo arcivescovo, il primo che si trova quando si aprono le porte del tempio. Si vede qua la croce, si vede lo stemma con cinque castelli e i ghiaccet a Gonzalo Fernández Heredia. Questo è stato fatto alla fine del XX secolo. L'originale era questo, che ha questa effigie dell'arcivescovo con l'epigrafia e poi nel suo contorno le sette arti liberali. E la disposizione è esattamente uguale al sepolcro di Sisto IV che si vede nel museo a San Pietro del Vaticano. Finalmente, ritorniamo al nostro arazzo e, se vedete, esattamente questo è lo stemma a forma di testa di cavallo con cinque castelli in croce, la croce arcivescovile, è messo nella parte del potere temporale, non nella parte spirituale, se no nel centro del potere sotto l'imperatore. Quindi io mi fermo qui, e ci sono qualche domanda, dubbi, possiamo parlarne durante il dibattito. Molte grazie per l'attenzione. Grazie Eduardo per questa bella relazione ampia, che sicuramente darà spunto per tante riflessioni. Allora, c'è un discorso complesso che appunto abbiamo visto unisce arte, unisce
la teoria delle virtù, o meglio il sistema delle virtù, che poi è una tradizione lunghissima, e appunto sei stato capace anche di mostrare, di contestualizzare anche il discorso, no? Quindi passando da considerazioni generali, no, che attribuivano questa rappresentazione, appunto, facevano risalire alla teoria di San Tommaso, no? E quindi al De Principi di San Tommaso, poi l'hai unito in maniera più specifica a un testo di Ximenes, ma poi l'hai collegato in maniera precisa anche al committente, il che ci fa comprendere anche molto chiaramente, data la funzione del committente, il ruolo del committente, anche la strettissima interrelazione tra partecipazione alla vita politica, tra partecipazione all'organizzazione della vita politica e anche trasmissione di messaggi ideologici ben precisi che forniscono quasi una sorta di speculum, non solo principis, ma speculum vitae, appunto, proprio di condizione di perfetta vita. Ma io qui mi fermo perché il tempo passa e Bruno Figliolo, che a cui chiedo, ecco, magari se togli, Edoardo, se puoi togliere la condivisione, perché credo che siamo ancora la presentazione, se puoi togliere, così diamo, ecco, così possiamo mettere in video Bruno Figliolo, che invito ad accendere il microfono. Ecco, allora Bruno Figliolo, anche con lui sarò estremamente sintetico, anche perché se volessi fare un elenco delle sue attività, delle sue pubblicazioni, per comincerei adesso e finirei domani. Allora, ma ricordo la sua instancabile e precisa attività di ricerca su tanti documenti, la creazione anche di collane editoriali e la cura di collane editoriali legate poi anche innanzitutto, ma non solo, alle fonti aragonesi, dell'Italia meridionale, del Regno, eccetera. Ha fatto, ci ha lasciato e ci permette di leggere un'infinità di testi e di fonti che sono imprescindibili per la conoscenza non solo storica, ma anche per la conoscenza culturale, anche per la conoscenza artistica, come ci farò vedere adesso, perché ci presenta, come dire, un'anteprima eccezionale, ecco, che ho avuto l'onore di leggere tra i primi, appunto, e ha scoperto dei documenti particolarmente interessanti che sono connessi sempre con questa rappresentazione anche dell'arte. Approfitto per salutare i presenti, ho visto comparire in immagine Francesco Senatore, ma vedevo tra i presenti anche Lola Badia, che saluto davvero con piacere. E Alessandra Periccioli Saggese e tanti altri che non, appunto, preferisco evitare di fare l'elenco perché qualcuno me lo perde. Però ecco, allora davvero con piacere cedo la parola a Bruno Figliolo, che ci parlerà di un argomento nuovo, appunto assolutamente nuovo, una scoperta nuova, con il titolo Modelli di Maestà, il padiglione da campo e gli arazzi di Alfonso d'Aragona. Rammento a chi si è collegato dopo che abbiamo fatto una piccola inversione rispetto al programma precedente, quindi Nicola Bock parlerà alla fine. Prego Bruno, ti lascio la parola, grazie. Grazie Fulvio, grazie delle belle parole e soprattutto dell'invito, perché io ho parecchie domande da porre ai presenti. Vedo soprattutto con molta gioia Giuseppe Germano e, se non ho visto male, anche Francesco Caglioti, tra quelli che conosco, diciamo, personalmente, perché ho delle domande da porre anche. Non tutto, diciamo così, mi è chiaro in quello che dirò e quindi spero di avere conforto, insomma, o di essere corretto. Vediamo un po' il quadro cronologico generale. Il 27 luglio del 1442, Alfonso d'Aragona, che ormai è entrato a Napoli, ha vinto la guerra con Renato, entra nel territorio dell'Aquila e comincia a trattare i termini della resa con la città.
La cosa va avanti fino al 16 agosto. Solo il 16 ottobre di quell'anno, però, la pace viene concretamente ratificata nel momento in cui i rappresentanti dell'Aquila portano dei capitoli, 82 capitoli, all'attenzione di Alfonso, che dà il placet alla maggior parte di essi. E dunque si conclude la prima parte della negoziazione tra la città dell'Aquila, notoriamente piuttosto restia a sottostare alla legge dell'Aragonese, e il nuovo sovrano. Dunque, tra il 16 ottobre del 1442 e il 26 di dicembre, giorno di un importante documento, si elabora l'idea all'Aquila di offrire un grande, bellissimo padiglione da campo a Alfonso. Lo sappiamo perché abbiamo il contratto di commissione del 26 dicembre del 1442. Viene contattato, firma il contratto, un artista assai reputato nel settore, che è Antonio Di Nicola di Francesco da Norcia, che non a caso è vulgariter nominatus Mastro Antonio degli Paviglioni. Dunque, dopo il 16 ottobre e prima del 26 dicembre, si recano da lui due emissari dell'Aquila, Francesco D'Angeluccio di Cicco del Mancino e Simone di Antonio di Micuccio, allo scopo di definire in dettaglio le caratteristiche del lavoro, le sue misure, il piano iconografico, il materiale di cui esso sarebbe stato costituito. Importante, di una certa importanza, perché si fa un vero verbale di quello che è stato deciso, verbale che poi viene ripreso il 26 dicembre nell'atto notarile che sancisce questa commissione. Di una certa importanza è la figura di Angeluccio di Cicco, che altro non è che Angeluccio di Bazzano, il cronista dell'Aquila, che descrive, che troveremo tra poco anche in altri per altre circostanze. Questo tra l'altro ci permette di modificare un po' la sua biografia. È evidente che non può essere nato nel 1430, come dicono Sabatini, Terenzi e altri, perché nel 42, insomma, è già attivo come emissario del comune, sarà nato almeno 10 anni prima. Dunque, Antonio, solo a fine dicembre, davanti al notaio, assume l'incarico, un incarico che si impegna a concludere a tempo di record, cioè si impegna con l'aiuto di due lavoranti a consegnare il padiglione alla fine di gennaio del 1443. L'opera stupisce la velocità con cui egli si impegna a farlo, perché l'opera, certamente magnifica come si dice nel documento, è particolarmente complessa. Provo a descriverla, anche se non si può entrare ovviamente in dettaglio. Essa iniziava con un ampio ingresso, nella cui volta, a forma di nuvola, erano riprodotte le 12 fatiche di Ercole. Poi erano seguite da 10 sibille, altre figure minori, intervallate da motivi ornamentali. Poi, dietro alcune cortine, si apriva il primo vero spazio, nel quale erano raffigurati 22 o 24, adesso spiego perché, sono o 22 o 24 uomini famosi. Spazio cui seguiva un cortile nel quale pure erano riprodotte personalità illustri del passato. Il numero imprecisato, perché si dice che sono 17, ma in corrispondenza le aperture si raddoppiano, quindi presumibilmente sono almeno una trentina. Quindi siamo quasi sulla sessantina di figure di uomini illustri. Poi seguiva una cappella con altare, sulle quattro pareti erano effigiati gli evangelisti, poi un altro cortile coperto da stare ad mangiare, chiuso da una porta sulla quale a guardia c'era dipinto un uomo selvatico. Attenzione. Un uomo selvatico, porta che metteva in uno spazio più raccolto, quindi questo uomo selvatico faceva da guardia allo spazio pubblico più ampio che abbiamo appena descritto, e uno spazio più raccolto, opportuno da dare audienza. Dopo questo spazio più raccolto, opportuno da dare audienza, si contava un'infilata di 6 stanze.
E infine un altro cortile, quindi una parte più raccolta, appunto, a guardia della quale, della porta della quale c'era questo uomo selvatico, nel padiglione era dipinta e raffigurata anche, però non si dice in che punto precisamente, la figura regia, onorata con la corona. Poi aquile, leoni, altre figure simboliche che non dirò qui in dettaglio. Dunque, siamo di fronte a un'opera che si sviluppa per parecchie decine di metri lineari, certamente più di 100, quasi quadrata, quindi un'opera veramente imponente. Se le corrispondenze metriche della spanna, del palmo e per induzione della tela suggerite da chi lo ha trascritto questo documento sono corrette. Uno sviluppo amplissimo, quindi, che è giustificato dal fatto però che tutte le figure elencate sono dipinte su tela a grandezza naturale o addirittura più grandi del naturale, quindi ben si spiega come si sviluppasse per una superficie così ampia. Ora, qualcos'altro si può dire, perché grazie a un anonimo, ma io credo che si possa dire qualcosa sulla sua identità, che circa la metà del XV secolo raccolse numerose rime in un unico codice, siamo a conoscenza di molti dei cartigli che contengono le rozze terzine che illustravano le figure effigiate nel padiglione aquilano. Non sono sopravvissute tutte, non quelle degli cartigli retti dagli angeli, per esempio, le 12 fatiche di Ercole, di Sibille, queste sono tralasciate, ma sono riportate circa 60 relativi agli uomini illustri, le terzine per gli uomini illustri. Questi versi sono tramandati su un manoscritto della Biblioteca Riccardiana di Firenze, il numero 1126, editi nel 1904 da Pio Raina, il Opuscolo di nozze, e oggi ristampati da Maria Rita Berardi accanto negli studi in onore di Giovanni Vitolo, accanto alla trascrizione dell'atto notarile di cui ho parlato precedentemente. La Berardi però tralascia di collegare le due fonti e tralascia le notazioni di commento, non pubblica notazioni di commento, e le notazioni glottologiche che Pio Raina invece più di un secolo prima aveva fatto. Il codice riveste notevole motivo di interesse, perché risulta, tutti gli elementi della relazione lo riportano alla metà circa del XV secolo, quindi è quasi un instant book. Rispetto all'esecuzione del padiglione, e le rime furono assemblate da un unico collettore. Quasi tutte sono relative a poesie di Dante e Petrarca, tutte sono d'autore, tutte toscane. L'unica eccezione sono queste rime adespote di ambito meridionale, insomma non toscano, è l'unica eccezione all'interno dell'intera raccolta. Io credo che il collettore sia, la logica insomma si condurrebbe a ipotizzare che sia il primo proprietario di esso che conosciamo, ed è, non è una figura di secondo piano, perché Zanobili Benedetto di Caroccio Strozzi, che vive tra il 1411 e il 68, che appartiene a un ramo minore della famiglia Strozzi, che tanti rapporti aveva già allora con Napoli ed ebbe soprattutto dopo, ed era collaboratore di Beato Angelico. E questa è forse la ragione per la quale si è interessato a far copiare questi versi, che nulla avrebbero a che fare con il resto della raccolta. Non c'è dubbio, perché la mano è unica, quindi non è che possiamo avere dubbi a questo punto. Brevemente, sono tutti nel padiglione, sono tutti personaggi tratti dalla Bibbia, dal mondo classico, in qualche caso dalla storia meno lontana: Alboino, Totti, Giustiniano, Carlo Magno, Roberto il Guiscardo e Federico Barbarossa, e in piccola parte dalla letteratura cortese: Re Artù, Rinaldo e Tristano. Queste sono le figure nel padiglione. 60, vi ho detto, quindi una cinquantina antichi, biblici o della storia classica, e una decina i nomi che vi ho indicato. Dunque, re e uomini d'arme fanno la parte del leone.
Però è opportuno sottolineare che nel padiglione c'è l'uomo selvatico, appunto, armato di bastone sulla porta con funzione di guardia. Forse ce ne sono addirittura due, perché la numero 11, la terzina numero 11, resta, recita: o tu che entri, guarda il mio bastone e pensa che io sono qui deputato per dar secondo il merito il guiderdone. Ma anche la numero 24, o tu che entri a rimirar l'autezza di tanta gloria, fa che non bisogni provar del mio baston per tua mattezza. Ecco 24, dunque sarebbero 24, alla fine di 24 uomini illustri. Quindi nel contratto notarile si parla di 22, però qui parrebbero invece 24 e poi intervallati dalla raffigurazione dell'uomo selvatico sulla porta e poi l'altro cortile con altri numeri. L'uomo con altri nomi. L'uomo selvatico si trova tra a fianco all'uomo selvatico è da sottolineare la figura di Sansone nel padiglione. Sansone che si trova posizionato nel cortile principale tra Apollo ed Ercole. Il ciclo iconografico dell'Aquila fu probabilmente pensato da Maestro Antonio insieme ai nobili aquilani, altrimenti non si giustificherebbe la missione dei due emissari. Dunque è pensato all'Aquila, ma probabilmente pensato come sarebbe piaciuto al re, quindi con un'attenzione a quello che gli aquilani immaginavano il re avrebbe gradito. Fu molto utilizzato dopo, molto utilizzato in campo, ma vedremo anche in una circostanza particolare, con ogni probabilità. Si trattava di figure tutte ben presenti nell'universo, non tutte, generalmente ben presenti nell'universo simbolico e morale della corte regia, che ora ben conosciamo, insomma, il modello di maestà, grazie soprattutto tutto a Fulvio e a Guido Cappelli, che colgo l'occasione per salutare, se c'è ancora, conosciamo molto bene ormai. In che cosa si manifesta dunque l'idea regia? Naturalmente soprattutto si vede nella letteratura di corte, soprattutto in alcuni generi della letteratura di corte, e negli arazzi che vengono esibiti in Castelnuovo, soprattutto nella grande sala, e che davvero danno l'immagine di sé che il re vuole trasmettere. La letteratura, soprattutto nell'oratoria, nel panegirico e nella tematica dei viris illustribus, sì, ma in realtà la tematica dei viris illustribus delude da questo punto di vista. Biondo Flavio, si sa, fa qualcosa che il re non gradisce particolarmente, insomma, il quale si rivolge per avere una raccolta, come sa, lo storiografo di corte Bartolomeo Faso, che la presenta. Io ho potuto leggere il testo in anteprima nell'edizione Pontari, Albanese Pontari. Però Bartolomeo Faso non parla di personaggi del passato e soprattutto non parla di re condottieri, se non in minima parte. Un po' non ne parla Piero Ranzano, ne parla un po' Ennio Silvio Piccolomini, ma sempre di contemporanei, non di modelli dell'antichità. Figure di riferimento per la monarchia sono eroi mitologici, compaiono invece ogni tanto nell'oratoria, nelle orazioni presentate al re o recitate in presenza del re o a lui offerto. Giannozzo Manetti, quella famosissima recitata per le nozze, per l'arrivo a Napoli nella primavera del 1452 di Federico III, imperatore, ed Eleonora di Portogallo, nipote di Alfonso d'Aragona. Perché paragona la coppia imperiale alla regina di Saba e al re Salomone, che erano andati a trovare appunto il re Salomone, la regina di Saba che era andata appunto a trovare il re Salomone, spinta unicamente dalla fama di Salomone. E poi altri esempi. Filippo di Macedonia, un nuovo Belisario per via di come era entrato a Napoli, e gli imperatori romani di origine spagnola, che sono presenti anche nel padiglione, Traiano, Adriano, Arcadio
e i due Teodosio. Tutti questi, soprattutto gli imperatori, ma tutti questi personaggi dell'antichità di riferimento sono poi presenti nel testo forse più importante per definire la figura regia di Alfonso e che io tanto vorrei trovasse una buona edizione moderna con un commento adeguato, perché è un testo di straordinario interesse e che necessita della presenza dello storico, perché gli episodi, molti episodi sono narrati in questo testo, sono precisamente ricostruibili, sono episodi storici precisamente ricostruibili, soprattutto quelle delle figure degli ambasciatori, in cui si parla della figura degli ambasciatori e del loro intervento. Mi riferisco evidentemente al De Dictis et Factis Alfonsi Regis. In nota io ho messo tutti i personaggi, tutti i re, gli imperatori, i personaggi dell'antichità elencati nel De Dictis. Dunque, ma torniamo a Manetti. La cosa più stimolante dal mio punto di vista dell'orazione manettiana per Federico III è il fatto che, caso unico, credo, alla corte aragonese, egli nomina anche Sansone. Nomina Sansone nell'ambito di un discorso costruito su parallelismi tratti dalla Bibbia, per descrivere un uomo che con la forza della fede aveva sconfitto i regni e praticato la giustizia. Quindi non lontano dalla figura di Salomone, però che aveva la forza fisica, una forza fisica che gli fa uccidere anche un leone, e qui il paragone con Ercole, ma anche con Alfonso d'Aragona, che come è noto aveva in una caccia aveva ucciso un cinghiale in una battuta di caccia. E Sansone è presente anche nel padiglione, proprio in posizione eminente accanto ad Ercole, appunto, proprio per la sua forza fisica. Però e qui però non saprei che nesso c'è, ma Sansone è presente anche nei perduti affreschi giotteschi. Come lo sappiamo? Lo sappiamo perché nei perduti affreschi giotteschi della sala di Castelnuovo, fatta presumibilmente distruggere da Alfonso per costruire la grande sala di Castelnuovo. Lo sappiamo perché sono stati recuperati quasi tutti i sonetti di riferimento di coloro che erano effigiati da Giotto. Mi riferisco in particolare a un saggio molto recente, insomma il 2015, di Claudio Lago Marsini, Due giunte inedite, Febusto e Lancillotto alla corona di sonetti sugli affreschi giotteschi di Castelnuovo. Dunque Sansone è presente in Giotto al tempo di Roberto, torna nell'oratoria di Manetti un secolo dopo, anche più di un secolo dopo, e lo ritroviamo in un arazzo, appunto, lo ritroviamo Sansone in un arazzo. Dunque, arazzi importanti, perché qui la committenza è evidentemente del re stesso, non c'è mediazione. È il re che chiede ai suoi referenti in Borgogna, intendo ovviamente Ducato di Borgogna, quindi in Fiandra, la Fiandra francese o belga, questo non saprei, Arras o Tournai, questo non saprei dirlo, insomma. Dunque è il re che fa questa committenza. La documentazione è ben nota attraverso il bel volume di Clerus, che ha raccolto tutte le testimonianze in merito. Però qualche precisazione a proposito proprio di Sansone e dell'uomo selvatico in uno di questi documenti andrebbe fatta, tanto che mi è parso opportuno ripubblicare questo documento, che non era pubblicato male, ben inteso, qualche sbavatura, così, un errore di datazione, ma è opportuno forse riprenderla. Dunque, non rimando alla scialità per le varie fasi di
acquisizione di questi arazzi. Dirò solo che nel 1452 Federico III può ammirare molti arazzi, tra i quali quello raffigurante la visita della regina di Saba al re Salomone. È facile immaginare che Manetti lo avesse presente quando ha fatto quel paragone, perché recita nella grande sala anche lui davanti a questo arazzo. Poi i arazzi con la storia di Assuero e Nabucodonosor, questo nel 53, e nel 54, ad avviso della Sciallea, ne acquista altri due, raffigurante Sansone e i Selvaggi. E veniamo appunto al punto. Nel 55 compra poi tre celeberrimi arazzi, o forse più probabilmente teleri, come mi suggerisce Francesco Caiotti, con la rappresentazione della figura della Passione di Cristo, dipinti da, o forse tessuti su cartoni disegnati da Roger van der Weyden, che non a caso è uno dei pochissimi pittori che trova spazio nella raccolta di Uomini illustri di Fafo, che è l'unico tra i contemporanei che menziona questi paradilintes, vale a dire di teli o lini, no? Lintes, dipinti su lintes. Più tardi, come è noto, Pietro Sommonte parlerà di panni, quindi Caiotti mi dice, io tenderei a... cioè mi convince quello che dice, che si tratti appunto di teleri, anche se però va detto che su panno, un'altra testimonianza, quella del manoscritto del Duca di Ossuna, dicono che erano effigiati anche le quattro storie della Pastorella, che invece sono arazzi, quindi panno diventa a questo punto un po' ambiguo, un termine un po' ambiguo, non necessariamente tela. Potrebbe anche significare arazzo, però certo, Fascio lo avrebbe detto, Fascio attribuisce proprio alla mano di van der Weyden l'opera, non è che su cartone dice una delle sue opere più importanti, insomma, quindi credo che la suggestione di Caiotti vada ritenuta più probabile, ma naturalmente lascio ad altri più autorevoli di me l'esame di questo aspetto. Ma torniamo all'acquisto presunto del 1454. In realtà, infatti, l'importante documento cancelleresco, la cancelleria aragonese, che lo testimonia, edito dalla Sciallea abbastanza bene, insomma, sbavature minime, e che ripropongo in calcio al contributo che vado a pubblicare in questi giorni, dice qualcosa di diverso. Anzitutto va correttamente datato al 53, perché è 27 dicembre, ma con lo stile della Natività. Quindi è il 54 perché l'anno scattava il 25 dicembre, ma in realtà per noi è 27 dicembre 53. Poi si dice che le merci erano caricate sul balener del Duca di Borgogna, patronizzato da Joan Periz portoghese, che era stato preso nel mare di Barcellona. E qui non è chiaro se essere preso vuol dire salvato da un naufragio o dalla depredazione dei pirati. Fatto sta che nel dicembre del 1453 Alfonso scrive che, essendo state recuperate le merci su quel baleniere, lui chiede che gli vengano immediatamente recapitate. E scrive Andreu Català, che è reggente della tesoreria in assenza del titolare, che si chiamava Perot Mercader. Si trattava di 9 balle di merci, 8 delle quali contrassegnate con numeri romani, dal 2 al 10, e l'ultima con un segno convenzionale, il cui contenuto è interessante per l'interscambio, perché si tratta di quasi sempre di panni, stoffe di pregio e drappi. Non esaminiamo, si può leggere insomma il carico in dettaglio, ma la cosa importante sono il tapit della storia di Samsò de Ras, stivato nella balla contrastata col numero 4, e il tapit de Ras de Salvages, riposto in quella indicata con il numero 8. Quindi i due arazzi sono stati commissionati nel 52, difficile al principio del 53, se già sono spediti nell'autunno del 53.
A Napoli giunsero in ogni caso nei primi mesi del 54, il tempo che il re scriva, vengano caricati su altra nave, vengano spediti a Napoli, saranno passati almeno un paio di mesi, quindi arriviamo a febbraio-marzo, insomma, saranno arrivati a Napoli. Dunque, nella reggia erano esposti una serie di arazzi. Ricapitoliamo. Regina di Saba e Re Salomone, Assuero e Nabucodonosor, Sansone, il Selvaggio e forse Itelerio e della Passione. Però sappiamo qualcosa di più grazie alle testimonianze finemente analizzate da Bianca De Divizis e da Ioana Barreto. Sappiamo qualcosa di più non solo su altri arazzi, ma anche su come e dove erano collocati. Pierandrea Verrazzano, un umanista fiorentino, visita nel 1474 la reggia e scrive che all'ingresso della Sala di Castelnuovo sono le statue in marmo di Traiano e Adriano e all'interno varie tappezzerie, tra le quali sembra quattro con le storie della pastorella, l'inizio del ciclo pastorale, su cui altri qui meglio di me saprebbero dire qualcosa, e quelle riproducenti vari principi famosi, tra i quali Alessandro, Alcibiade e Sansone. Dunque questi vanno ad aggiungersi a quelli che già conoscevamo, la storia della pastorella, che poi compaiono anche nelle memorie del Duca di Ossuna, le rappresentazioni di Arazzo, di Alessandro, Alcibiade e Sansone. Alcibiade non ne so nulla, mi pare che sia la prima volta che compaia nel pantheon, diciamo così, dei modelli aragonesi, ma anche qui chiedo agli uomini di lettere presenti se compare altrove. C'è poi la descrizione di un ambasciatore estense, che credo sia Antonio Costabili, ma non ne sono sicuro, che riscrive l'incoronazione di Alfonso II nel maggio del 1494, descrivendo la gran sala completamente addobbata di arazzi, tra cui quelli della pastorella, gran sala che si trova accanto e sopra la cappella, ovviamente come oggi, cappella nella quale, splendidamente decorata di arazzi, di soggetto sacro, tra i quali presumo ci fossero le rappresentazioni della Passione, però lui parla di arazzi in questo caso e quindi la cosa si complica nuovamente. Ora, non sfugge, leggendo la descrizione soprattutto di, diciamo, Antonio Costabile, anche se non ne siamo sicuri, che è molto simile, il padiglione è molto simile alla pianta di Castelnuovo. La reggia Alfonsina, entrambe le strutture sono presenti, un cortile d'ingresso, una grande sala di rappresentanza decorata con la raffigurazione di uomini illustri, una cappella e un'infilata di stanze private. Le stanze parla di 7 stanze, una dietro l'altra, che poi, vabbè, insomma, che vabbè, non tralasciamo, se no arriviamo forse. E io presumo che questo tappeto del Selvagge, che non è mai stato analizzato dalla critica, neanche descritto, cioè la sua non dice nulla, non ne fa verbo della razza del Selvaggio, dei Selvaggi, fosse posto sulla porta della grande sala all'inizio delle stanze private, così come nel padiglione. L'uomo selvatico è noto in antropologia e naturalmente tralascio qui i riferimenti al rapporto natura-selvaggia-cultura e ha una sua ripresa iconografica. Tra l'altro ieri mi sono imbattuto in una discussione su Facebook, non si finisce mai di imparare, perché Alessandro Di Muro, il collega potentino mio, ma anche di Fulvio evidentemente, ha posto la figura che io immediatamente individuato come quella dell'uomo selvaggio, che sta effigiata su via Mezzocannone all'angolo con via Sedile di Porto e che viene individuata con quella di Orione o di Colapesce, di cui parlò già Benedetto Croce, ma io appena ho visto
ma questo è l'uomo selvatico. E lì quindi si è aperta una discussione su Facebook che rimando, e anche questa, rimando dunque. Quando viene consegnato, e mi avvio a chiudere e a chiedere, quando viene consegnato? Nel marzo del 43, quindi fine gennaio deve essere pronto, viene portato all'Aquila, questo dice il contratto. Il Parlamento, febbraio-marzo 1443, il Parlamento studiato da Scarton, senatore, a cui non partecipano le città, però vi sono degli emissari aquilani i quali regalano, febbraio-marzo di quell'anno, una magnifica tenda da campo. Però il re poi giunge all'Aquila l'8 agosto 1443 e davanti alla spianata di Collemaggio il Camerale dei Cinque delle Arti, che costituisce il governo cittadino, gli offrono le chiavi della città e gli offrono poi, e là si forano a presentare le chiavi della città, dal nostro Camarlingo, e i Cinque. E lì li arrecarono l'upalio fatto per lo comuno, molto ricco e bello. Ecco, io non so bene a questo punto, e vi domando, perché nel 43 viene, nel marzo 43 viene portata una magnifica tenda da campo. Ho qualche dubbio che sia il padiglione, però certo regalare prima una tenda da campo e poi un padiglione anche è un po' strano. L'8 agosto l'opalio fatto per lo comuno, molto ricco e bello. Anche qui non sono certo, palio che cosa può significare? Non credo che possa per estensione significare un padiglione. Quel che è certo comunque è che tra marzo e agosto del 43 il re riceve questo padiglione, soggiorna molto in campo dopo quella data, molto in campo, e quindi lo vive sicuramente. Però c'è un'occasione particolare, e qui accolgo l'amichevole suggestione di Fulvio delle Donne che mi ha fornito alcuni elementi, che esso vada identificato con quella tenda di gran lunga la più grande, fastosa e ricca, con sale da pranzo e camere appartate, che il re fece predisporre in occasione della caccia che il 13 aprile del 52 offrì a Strony alla coppia imperiale già menzionata, Federico III e Eleonora d'Aragona. Lo dice Faso. Faso dice, eo agli Stroni, secondit ac Paulo Citra è un locum fixis tentoris, quindi mise le tende, in quibus unum illud longe conspicuum erat, uno più grande e più bello degli altri, cum triclinis et cubiculis secretioribus. Questa è la suggestione e il suggerimento di Fulvio delle Donne. Però poi casualmente trovo un'altra bella testimonianza, anch'essa di un testimone oculare, vale a dire Pontano, e qui chiedo a Giuseppe Germano se è unica oppure se ve ne sono altre. A proposito di Arazzi e Padiglione, Pontano, a mia conoscenza, parla in due circostanze, nel De Magnificenzia e nel De Splendore. Nel De Magnificenzia, quando parla della visita di Federico, e nel De Splendore, in cui dice della grande passione per le gemme di Siria e per gli Arazzi di Fiandra. Leggo nell'edizione non perfetta di Francesco Tateo, perché Francesco Tateo dice che lo prende in Gallia ulteriore, ma ulteriore lo scrive in minuscolo, in realtà va in maiuscolo ed è evidentemente, sono evidentemente la Fiandra, no? La Gallia, la Francia ulteriore. E dunque, che cosa dice Pontano nel De Splendore a proposito proprio della caccia? Dice, lo paragona alla grandezza di un castello, quindi entrambi notano un padiglione di straordinaria fattura. Quin etiam miri operis tentorium secundum angulanam paludem, la palude di Agnano, statuit die venationis,
quod magni oppidi instar erat. Quindi sembrava un grande castello, piuttosto un grande castello. Anche qui Tateo non traduce benissimo, perché dice costruì, ma statuit qui sta, credo, evidentemente per eresse, il padiglione se lo aveva, lo montò alla fine delle paludi di Agnano, e poi descrive l'effetto che faceva, che è molto simile a quello del terzo testimone oculare, anche questo suggerito in via Fulvio delle Donne, Melchior Miralles, il cappellano. Certamente tutti e tre sono lì presenti perché Fafo è lo storografo di corte, Melchior Miralles è il cappellano, ma Pontano, importante uomo già di corte, avendo partecipato col Panormita a una famosa ambasceria che io stesso ho studiato a Venezia, soprattutto per recuperare manoscritti. E dunque tutti e tre notano soprattutto questo padiglione. Tutto quindi fa pensare a un'influenza diretta sul sovrano delle figure, se non della struttura, diciamo, generale, del padiglione su Alfonso e sul suo modo di rappresentarsi e di riorganizzare poi anche la reggia di Castelnuovo. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Bruno per questa bella, suggestiva, importante descrizione di questo padiglione molto particolare. Ovviamente immagino che a tanti verranno in mente tutta una serie di riflessioni anche su questa relazione, soprattutto poi probabilmente sul valore simbolico anche di tutte queste immagini, tutte queste figure che vengono rappresentate, e anche sulla rappresentazione, sulla messa in scena pubblica o privata in alcuni casi di queste stesse immagini. Penso magari soprattutto agli studi che vengono fatti, che sono stati fatti in ambito storico artistico, sicuramente non mi allargo perché non sono competente, ma soprattutto le posizioni di Michele Bacci sul valore, no, anche sul valore, come dire, intimo anche di certe rappresentazioni e non esclusivamente pubblico. Però ecco, questo poi è un discorso importante da affrontare. Io non vorrei però tenere la parola, ti chiedo semplicemente se devi andare via subito oppure se puoi aspettare la fine. Se devi andare via subito, magari chiediamo un attimo di pazienza ancora a Nicolas Bock e magari facciamo fare un paio di domande o un paio di suggerimenti secchi, però senza discussione. Io ho lezione alle 12, esco di qui, sono nel mio studio alle 12 precise, arriverò alle 12.07, 12.08, non più tardi, alle 12 precise vi devo purtroppo lasciare. Spero anche, a parte i riferimenti al Palio e così via, a Pontano, spero anche che gli storici dell'arte possano, soprattutto quelli della miniatura, perché questo padiglione magari compare sullo sfondo di qualcosa, se ne sanno qualcosa. Ma prego, grazie. E allora, vabbè, lasciamo un attimo, qualche minuto, proprio per dare qualche informazione. Se c'è qualcuno che lo può dare, forse Giuseppe. Posso. Allora, Bruno, quando tu parlavi della fonte di Fascio, mi è venuta subito in mente la fonte pontaniana, ma a mia memoria non ci sono altri luoghi del Pontano in cui si parli di questo padiglione. Sono quelli che hai citato tu, sono quelli canonici. Giustamente hai notato una certa trascuratezza nella traduzione di Tateo, ma Tateo ha fatto un'operazione grandiosa nel pubblicare tutti questi trattati e tradurli, ma diciamo che una nuova traduzione di questi trattati, magari anche con una nuova edizione, sarebbe auspicabile. Poi mi veniva in mente un'altra cosa. A proposito, diciamo così, delle immagini con i cartigli, diciamo che era abitudine tipicamente umanistica, non solo di ambiente napoletano ma anche di ambiente romano, di conferire l'incarico di produrre, diciamo, queste poesie descrittorie
a degli intellettuali che erano collegati comunque con le corti. Però ecco, una cosa che poi non so, magari è una sciocchezza, ma mi viene in mente, è molto particolare la presenza di questi personaggi biblici. Perché nella cerchia degli intellettuali umanistici, in realtà, i personaggi biblici sono un po' snobbati, quindi noi non troviamo, cioè probabilmente il re doveva fare riferimento anche ad altri tipi di intellettuali che non appartenevano alla cerchia dell'umanesimo per l'allestimento di questi apparati, perché ad esempio mentre noi siamo ben informati sull'appaiamento della figura di re aragonesi con Ercole e quindi con le sue fatiche, quindi già da Alfonso il Magnanimo, ma poi anche Alfonso II e così via, cioè c'è una letteratura su questo paragone fra Ercole e il re, con le sue virtù, eccetera, eccetera. Invece io ho ascoltato con molto interesse questa presenza di Sansone, che nella letteratura mi pare, almeno mi pare a quanto ne so io, che non compaia. Quindi è un apporto interessante questo iconografico, che però secondo me ci trasporta su un'altra base culturale che non ha a che vedere con quella umanistica che in qualche modo negava o comunque metteva in sordina il mondo biblico, ma forse con l'ambiente intellettuale dello studio, degli ambienti degli studi teologici, non lo so, insomma forse la ricerca andrebbe fatta in quell'ambito. Ecco, questo volevo dire. Ti ringrazio. Ah, tra l'altro io lancio ai miei amici, ai miei stimatissimi amici umanisti, l'idea di ripubblicare De Dictis. Mi pare proprio una cosa fondamentale. Ci stiamo lavorando, Bruno, lavorando. Ecco. Però, scusa, ma non vogliamo attaccare lì. Prego. Scusate. Dico, non vogliamo attaccare così poi Bruno. Sì, esatto. Allora, solo se ci sono magari suggerimenti diretti sulla relazione di Bruno, perché altrimenti, cioè, vorrei fare poi la discussione successiva complessiva. Ecco, quindi se sono cose mirate sulla relazione di Bruno. Mi interessa Carmina quella di Giuseppe, perché ho notato la stessa cosa. Quindi, diciamo, faccio anch'io questo il mio piccolo intervento. È stato un calvario per me, ve lo dico, con Edoardo e anche con Bruno, perché c'ho una connessione, c'ho i figli in DAT, sentito entrate e uscito, non ho capito, però dalle nebbie della rete è emerso, per quello che mi riguarda, esattamente il stesso rilievo che ho sentito fare adesso a Giuseppe, esattamente, cioè questi arazzi, queste cose aprono una strada nuova, insomma, comunque sì, una strada collaterale. Perché io d'altro è da tempo che mi sto interessando dei diversi generi letterari, cioè sto notando che secondo il tipo di genere il messaggio cambia. Dice, hai fatto la scoperta della... Vabbè, in particolare l'ho fatto fra la dottrina, i testi dottrinali e altre forme di espressione. Allora, quello che descrivo degli arazzi e delle tende di Alfonso, infatti, è proprio come dice Giuseppe, cioè è qualcosa di più e qualcosa di meno la dottrina umanistica. Non hanno questa, ovviamente non ne hanno la solidità, la coerenza, la pregnanza uniforme, naturalmente, perché c'è tutto l'aspetto dell'immaginario, della rappresentazione, ma soprattutto questo fatto dei personaggi biblici. Io mi sono sentito, sentendo Bruno, trasportato di nuovo nella Castiglia medievale. È tipico di queste culture precedenti l'umanesimo, o ai nostri occhi di umanisti più rozze, meno coscienti, meno consapevoli. La storia confusa dal punto di vista dottrinale, probabilmente puntano ad altro tipo di comunicazione, e sono d'accordo con Giuseppe. Devono aver coinvolto altre forze intellettuali, altri stimoli, e guardate che non lo dico per ridurre quello che dicono, ma esattamente al contrario, cioè per dire che infatti i tasti da toccare nel lavoro propagandistico comunicativo capillare che questi facevano
erano più di uno, non erano solo una cosa, è la dottrina umanistica, una cosa è quando si deve comunicare ad altri livelli, in altri modi, e allora torna il personaggio biblico, per esempio, che pure a me, infatti, il Sansone, la verità, non mi aveva mai, non me lo sono mai incontrato nella dottrina vera e propria. Beh, e che stai? Chiudeste, non ho capito bene, mi dispiace, ti ringrazio. Ma... Vabbè. Allora, solo quelli... Oggi è un calvario. Ho visto che ci sono altre mani che si sono alzate, Bianca, punto e altro. Prima Teresa, eccetera. A note dirette sulla relazione di Bruno, perché altrimenti poi bruciamo la discussione anche dopo. Posso condividere una immagine? Sì, certo, se sì. Riesci. Okay. Sì, allora vediamo. Saluto io che sia unito adesso. Vediamo se... Saluto con piacere. Vediamo. No. Presenta ora in basso a destra. Sì, lo sto facendo, siccome. Vediamo un po'. Mi dice impossibile condividere. Niente, queste sono piattaforme. No. Tutti quanti dietro si schermi. Aspetta un attimo, rifaccio il tentativo solo un attimo, vediamo un po' se va. Ah, perché non ho l'autorizzazione. Vabbè, perché io non uso questa piattaforma di solito. Fa niente. Comunque, posso dare a Bruno Figliuolo l'indicazione, oppure gliela invio l'immagine, perché Sansone si trova molto spesso, un'immagine frequentissima, nelle cronache universali. E le cronache figurate in Serietà del Mondo, e tra l'altro ne abbiamo anche esempi aragonesi, c'è il latino 9673 della Bibliothèque Nationale de France, che proprio nel foglio iniziale presenta l'immagine di Sansone. E queste cronache hanno una forte valenza politica. Per esempio, la cronaca, questo latino 9673, è copia di un manoscritto, di una cronaca figurata realizzata da Leonardo da Besozzo nel 1438, che a sua volta riprende il celebre ciclo di affreschi del Monte Giordano, Palazzo del Monte Giordano, del cardinale Giordano Orsini a Roma, che andò distrutto in un incendio negli anni Ottanta, ma fu copiato in tanti disegni e soprattutto in tanti manoscritti. Questo ciclo di affreschi vastissimo, organizzato appunto come una cronaca universale, con personaggi, con più di 300 personaggi celebri, quindi dall'età biblica in poi, si concludeva con l'immagine di Carlo I d'Angiò. Quindi, come dire, l'idea era quella che il percorso, la storia del mondo terminava con attraverso gli uomini più importanti, più celebri, più rappresentativi, con la figura del sovrano angioino. A questo punto copia che fu realizzata, questo latino 9673, quasi certamente a Napoli sul finire del 400, è una copia purtroppo lacunosa, e quindi noi non sappiamo in quale chiave fu riletta, intendo chiave politica, questa serie di uomini famosi, ma non è da escludere che diversamente dal manoscritto e dal ciclo realizzati ancora in età angioina, si concludesse con l'immagine di un sovrano aragonese. E Sansone, appunto, io volevo condividere questa immagine, ma insomma, si trova, basta inserire sulla maschera di Google la TAN 9673 e viene fuori appunto il manoscritto in questione, dove c'è l'immagine di Sansone. Tutto qui. Bianca. Va nella direzione di quello che dicevamo io e Giuseppe. Assolutamente. È un'altra sfera orale, quindi è più ampio, interessante questa cosa, è importantissima secondo me. Sì, ma che non è solo la dottrina, tutti concorrono a modo. Però giusto per ricordarvi, ci sono tanti livelli di comunicazione, quindi c'è il livello classico, ma c'è anche il livello, esatto, come dire, cristiano, il livello pagano, così come c'è anche, ad esempio, nel Trionfo di Alfonso, ma cedo subito la parola a Bianca. No, vabbè, io veramente due cose, ma suggestioni che mi erano venute in mente appunto
vabbè, la questione di Sansone, vabbè, è successivo, però anche Pontano, almeno io ipotizzavo che nel pavimento giocasse molto sull'intermittenza tra la figura di Sansone e di Ercole per quanto riguarda nell'iconografia del pavimento della cappella, però appunto siamo dopo. E no, mi aveva colpito molto l'immagine della questione dei selvaggi, che anche a me avevano immediatamente ricordato la figura di Orione, del seggio che era diciamo sul seggio di Porto, e quindi mi chiedevo cosa potesse, se potesse avere qualche relazione. Poi veramente mi è venuto in mente, non ho capito se i selvaggi erano uno o due, questo forse mi è sfuggito, però nel momento in cui ho pensato che erano due mi era venuto in mente il portale del Palazzo dell'Infantado di a Guadalajara, dove abbiamo due selvaggi a guardia del portale, del, diciamo, è leggermente dopo, però quelle due figure diciamo quasi colossali mi avevano sempre molto colpito, e quindi insomma ritrovarle prima, insomma mi chiedevo se può essere chiaramente con le dovute distanze e differenze un elemento diciamo su cui ragionare. Questo diciamo lo dico più a me stessa. Sì, l'unica fonte che appunto quel documento barcellonese parla di salvages, quindi al plurale. Nel padiglione insomma, uno soltanto, insomma, la figura del selvaggio. Colleghi, io purtroppo devo scappare. Ringrazio tutti, pregherei coloro che mi hanno fatto queste osservazioni, se potessero scrivermi, sarei molto grato. Grazie Bruno. Allora mi scuso molto. Sì, ti è stato mandato in chat, copia il link che ti è stato mandato in chat da Teresa, per cui puoi copiare il link e già informazioni. Anche queste osservazioni di Bianca Ledivicis, che non il riferimento appunto al portale infantano non lo conosco ovviamente, quindi sì, non credo di poter far molto perché devo consegnare questo articolo per una rivista milanese lunedì, però intanto come noto è un work in progress, no, la ricerca, quindi per intanto così e poi seconda puntata. Grazie a tutti e poi ringrazio ciascuno rispondendo alle mail. Ciao Guido. Ah, guarda, anche Francesco Sorti, bravo, appena io me ne vado si presenta. Ciao Giuseppe, grazie ancora, grazie ancora. Ciao Pontano. Ciao Bruno. Ciao, ciao, ciao. Allora, e finalmente chiediamo scusa a Nicolas Bock, che spero sia rimasto, prima l'ho visto apparire in video. Appunto chiediamo scusa per questa piccola inversione che abbiamo fatto. Nicolas, se ci sei. Non mi sentite? Perfetto, allora ti ringrazio innanzitutto per la cortesia e per l'attesa, sicuramente poi la discussione continuerà anche dopo. Allora, per la disponibilità però innanzitutto ti ringraziamo di essere qui, di partecipare a questa giornata anche con le tue importanti riflessioni, sei uno specialista appunto come sappiamo tutti anche di queste tematiche, te ne sei occupato diverse volte, ti sei occupato anche dell'arte appunto con numerosi e importanti interventi sull'arte, sulla tradizione appunto angioina, aragonese, varie regioni d'Europa, e questo ci interessa molto perché in questa giornata stiamo cercando anche di mettere in connessione le diverse sponde del lago del Mediterraneo, no? Che appunto poi in quest'epoca è particolarmente ricco di innovazione, e appunto attraverso poi le contaminazioni, possiamo dire, e le trasformazioni che avvengono attraverso i rapporti culturali, ecco, si ottengono, si creano anche messaggi artistici, ma più generalmente anche culturali, assolutamente nuovi. Allora, come per gli altri, non appunto sia sufficiente questa presentazione senza ricordare tutte le monografie, tutti i saggi che hai fatto, perché appunto più di questo, appunto più di queste cose conta quello che ci dirai, e sono sicuro che ci dirai delle cose estremamente interessanti.
Allora, io condivido la presentazione che ci hai mandato, così ti lascio subito la parola. Benissimo. Ti ringrazio per l'introduzione e anche per l'invito, perché devo dire che sono arrivato qui piuttosto per la seduzione di Bianca, di te, dicendo un piccolo atelier, una piccola discussione, ormai mi trovo non preparato davanti a tutti voi e dunque vi prego di scusare l'imperfezione del mio discorso. Dunque, riprendo un pezzo di qualche deliberazione su una serie di tapezzerie di Arazzi trattando la guerra di Troia, fatto probabilmente per il matrimonio di Carlo il Temerario nel 1468 e poi esportato, riprodotto per varie corti europee. Il prossimo. Sono 11 arazzi, ciascuno misura circa 10 metri, dunque bisogna immaginarsi una sala, una superficie di 110 metri di lunghezza se si mette tutti gli arazzi, perché in varie occasioni si è sempre adattato un po' alla scelta, si è messo 5 o 6 secondo le circostanze, ma la serie era fatta dunque per un grande per una grande occasione e era uno dei più grandi cicli del tardo medioevo, fatto per, come dicevo, per il matrimonio di Carlo con la Margherita di York. E si sa che a Bruges hanno fatto costruire una sala in legno, un paviglione di 50 metri lunghezza e 20 metri di larghezza, nella residenza, e la sala provvisoria aveva un'altezza di 22 metri anche. Dunque, per delle costruzioni che non erano destinati a durare, però sono destinati a essere decorati per queste occasioni. Prossimo. Cosa sappiamo? Dunque, sappiamo già il titolo da un documento di pagamento dove si parla di Historie van der Destructie van Troyen. Dunque, la storia della distruzione di Troia è un documento di data 1471-72, che è un primo pagamento della città di Bruges a Pasquale Grenier per la serie degli arazzi che sono già stati dati a Carlo il Temerario, duca di Borgogna. Dunque, 1471 è il terminus antequem e questo ci lascia che facessero parte della decorazione per il suo matrimonio, ma questo è già una ipotesi. E poi il secondo pagamento fu dato qualche anno dopo, nel 74-75. Quel menzionato Pasquale Grenier non è un produttore, ma è un intermediario, soprattutto è mercante di vino e accanto magistrato della città di Bruges, dunque un personaggio politico commerciale che però serviva come organizzatore e venditore di arazzi, e nel suo testamento lasciava anche alcuni grandi disegni ai suoi figli, dunque vuol dire che era implicato anche nella concezione e faceva l'intermediario fra gli atelier di produzione e i clienti. Un prossimo. La concezione di queste tapezzerie implicavano varie persone e bisogna fare un po' l'approccio all'organizzazione, alla concettualizzazione dei joyeuse entrées, dunque la creazione di commissioni, come oggi lo facciamo. La realizzazione fu lasciata normalmente alle autorità civiche,
con consulenza della corte. Dunque, certo, le città pagavano, dovevano anche organizzare, ma la corte dava i suoi consigli. Per esempio, per il matrimonio di Carlo VII d'Inghilterra con Catarina d'Aragona erano implicati i due cancellieri nella commissione della città di Londra. Nel caso del matrimonio di Carlo di Borgogna, Olivier de la Marche era implicato, il copiere della duchessa, e poi due pittori nel rango di valet chambre e un canonico. Nei libri dei conti si nomina anche poi in più pittori famosi come Hugo van der Hoes, ma nobili come Comte Charny e Michaud de Chauzy. Come dice quel passo qui, ouvrage de peinture, quand est-ce fait du commandement de mon devant dit très redouté seigneur le duc, pour adorner le fest de ses noces, pour servir au banquet, dit celle, et lesquels entremets ont été faits selon l'advis et l'ordonnance de monsieur Olivier, seigneur de la Marche, maître d'hôtel, d'ici lui, seigneur, et de Jacques Villiers, escuyer et chanson de madame la duchesse, à ce commis de bouche, avec l'advis aussi de Jehan Hennecker, peintre, et Pierre Cousin, ses peintres et valets de chambre, de maître Jean Scalquin, aussi valet de chambre, et de plusieurs autres ouvriers, pour se mander de toutes les bonnes villes de Pars de ça, venir au dit Bruges, ordonner et faire la diversité d'entremets et jeux de personnages et histoires, si après déclarées. Dunque, una concezione che implicava letterati, ma anche pratici. Anche gli artisti avevano da dire, potevano mettersi a dare dei consigli e a realizzare la messa in immagine delle idee, penso ogni tanto un po' astratte, dei letterati. Andiamo avanti. Della tapizzeria della Guerra di Troia è una cosa fantastica, perché sono stati conservati un buon numero dei disegni preparativi e, cosa rarissima, anche i titoli, vuol dire le iscrizioni messe in queste tapizzerie. Faccio vedere il disegno del primo arazzo che ha dato perduto, e dunque l'esistenza di questi disegni ci permette di ricostruire una grande parte della serie, perché esistono ancora quattro grandi arazzi, gli altri sono più o meno perduti o ridotti. Si può anche andare più lontano, perché stilisticamente questi disegni sono attribuiti a un maestro di coetivi residente a Parigi, e probabilmente da identificare con un certo Nicolas, historieur et enlumineur bourgeois de Paris. Questo Nicolas si sa che ha fatto alcuni dei grandi manoscritti per membri della corte parigina, ha fatto probabilmente pinto un grande retablo e fatto anche disegni per delle vetrate. Cioè, con Pascal Grenier, che è la persona centrale di tutti i traffici di arazzi nelle Fiandre, si rivolge anche a un artista non delle Fiandre, ma parigino, della corte, e si vede che già lo scopo era di arrivare a un livello altissimo, con delle spese probabilmente abbastanza conseguenti. Andiamo avanti. Il contesto letterario. C'era una grande consapevolezza o conoscenza di questi testi letterari, specialmente della storia troiana. Non era era probabilmente la storia, il racconto più famoso del tutto il Medioevo, visto la grandissima produzione e tante versioni
di racconti e libri, ma anche nel 400 si faceva continuamente allusione a questi avvenimenti. Già si utilizzava il nome della nave che portava Margarita York nelle Fiandre, che si chiama New Helen, dunque la nuova Elena. Solo nella biblioteca ducale si trovavano 17 manoscritti di Benoît de Saint-Maur e di altri sulla caduta di Troia, e Margherita stessa chiede a un inglese, William Caxton, di tradurre e di pubblicare la storia di Troia in Inghilterra, che diventa uno dei primi romanzi all'antica dell'isola. Dunque il mito di Troia è una cosa assolutamente centrale non solo letterariamente ma anche politicamente, perché escluso in tratti storici come l'histoire ancienne jusqu'à César, e fa dunque parte del mito fondatore sia del regno francese ma anche della Borgogna. Faceva parte anche del repertorio teatrale. Nel 1450 Jacques Millet, per esempio, faceva una messa in scena teatrale con solo 102 attori. Quel pezzo di teatro è conservato in tre, dunque aveva una diffusione larghissima, e 12 edizioni in connaboli. Bisogna dunque calcolare che, anche guardando la tradizione dei manoscritti nelle biblioteche nobili, che non solo quelli che hanno pensato il programma conoscevano la storia, ma anche gli spettatori, i nobili della corte e la coppia ducale, anche loro. Dunque è una cosa di conoscenza generale. Di più, bisogna anche stare attento di fissarsi a identificare troppo strettamente una persona antica con un sovrano, nel senso che era una ambiguità, si giocava con la conoscenza di questi miti antichi. Jean Moulinet intitola Carlo II Second Hector, secondo Ettore, Hannibal retrouvé, vrai Alexandre e Scipion d'Afrique, e poi aggiunge Terreur de France. Dunque, bene il terrore dei francesi. Dunque, quella antichità borgognona, come le intitolava Abi Warburg, era una cosa anche ambigua, molto compatta, molto ricca, e si poteva scivolare da uno all'altro con delle allusioni. E questo penso è importante, di non vederlo in modo troppo rigido, ma anche gioioso e allusivo. Andiamo avanti. Due foto del museo di Zamora, dove sono conservati ancora quattro pezzi, i quattro più grandi pezzi della serie. In queste tappezzerie non furono solo utilizzate per decorare sale festive nei castelli, ma potevano anche trovarsi, per esempio, la chiesa di San Maximin a Treviri, dove Carlo Temerario incontrava l'imperatore Federico 1473 per discutere della successione imperiale. La storia troiana fu utilizzata per decorare una parte della nave della chiesa. Dunque è anche un scivolamento fra spazi che noi concepiamo piuttosto come spazi religiosi, però che furono utilizzati in modo completamente politico, pubblico. Si utilizza poi la storia troiana per alcuni incontri dell'ordine della Toison d'Or, per esempio nel 1501, per il battesimo della piccola Maria d'Ungheria
a Notre-Dame de Sablon, di nuovo una chiesa, e poi appaiono nei beni di Carlo V. Avevano una larga fortuna, vuol dire la città di Bruges non si è riservato il diritto, il copyright, e ha chiesto di, i grandi disegni di produzione che siano distrutti, ma sembra che rimasca, perché lui ha riuscito di venderli a vari corti europei. La prima versione, certo, Carlo Temerario. Già alcuni anni dopo, in 1476, Federico da Montefeltro riceve per la modica somma di 2557 ducati d'oro un'altra serie, e lui la presta agli altri nobili della zona, Francesco Gonzaga per il matrimonio con Isabella d'Este, 1490, a Sigismondo d'Este, a Giovanni Bentivoglio, Marco Pio da Carpi, eccetera. Dunque un traffico di prestiti. Poi, prima di 1486, una serie inviata a Ferdinando d'Aragona, che prima, perché in questa data lui lo dà la serie, alcuni pezzi a Nigo López de Mendoza, che probabilmente li trasportò in Spagna e che sono probabilmente all'origine di questi pezzi a Zamora. Poi, 1486-88, Enrico VII d'Inghilterra riceve una serie, seguito 1490, Mattias Corvino d'Ungheria, e poi l'ultimo proprio era il povero re di Francia, Carlo VII, in 91. Come dicevo, oggi esistono ancora quattro arazzi a Zamora e poi frammenti a Boston, a Glasgow, Worcester, Massachusetts, piccolo pezzo a Londra, Victor Robert nel Westminster, e Madrid e Montreal. Ma sono pezzi piccoli e la ricostruzione ha bisogno dei disegni. Prossimo. Guardando un po' all'insieme, si ha da fare certo con la storia troiana, ma dentro quella storia si mette dentro temi di attualità e si vede la scelta. Sui 11 arazzi sono figurati 11 battaglie, dei più di 30 della storia. E poi 7 volte appaiono delle consulenze, discussioni, ambasciate. Tappezzeria 1, prima, la seconda, la terza, il sesto, il settimo. Dunque il tema che vediamo qui un po' a sinistra, dei incontri, delle discussioni politiche pubbliche, appaiono relativamente spesso. Il prossimo. Si può vederlo specialmente all'inizio, dove il primo arazzo comincia col primo consiglio di Priamo, poi seguito, che vediamo qui disegno a sinistra, seguito dall'ambasciata di Antenor ai Greci per recuperare la sorella di Priamos che fu rapita dai Greci, i Greci di dunque andarsene, e poi tutto a destra vediamo il giudizio di Paride, seguito poi dalla il resto della storia segue poi secondo razzo. Dunque tutto si comincia relativamente tardi con la tappezzeria, nel senso che il comportamento del padre di Priamo, che aveva scacciato Giason e gli Argonauti, non se ne parla neanche del ratto di Esione da Ercole o la prima distruzione di Troia. Si comincia un po' più tardi che le fonti letterarie e si cerca solo l'ultimo pezzo della storia. E si comincia, come si può vedere qui, con un atto di consiglio. E questo atto di consiglio è ripetuto 2 volte, vuol dire anche nel secondo arazzo si vede
chi comincia, e possiamo andare avanti, si vede che comincia il consiglio pubblico. E dunque una scelta abbastanza cospicua, nel senso che non era necessario. Certo, si parla di questi consigli e riunioni anche nelle fonti letterarie, ma non così, si avrebbe potuto ridurlo ai solo azioni di viaggi e, o altro. Dunque si vede qui il secondo arazzo, consiglio di Priamo a sinistra, vuol dire Antenor tutto a sinistra rientra nel suo viaggio, racconta le cose che sono successe, si delibera cosa fare e dice ah, bisogna punire questi greci e si invia, si vede nel fondo della tappezzeria, la flotta per distruggere un po' della Grecia e lì dove accade il ratto di Elena, che poi viene ricevuta in tutti onori come una regina venendo da lontano nella città di Troia. Dunque un'accentuazione non solo ai combattimenti, alle battaglie, ma anche a processioni, evenimenti pubblici di rappresentanza. Prossimo. Parlavo dei titoli. I titoli sono questi filacteri inseriti sia in alto sia in basso. Spesso non esistono più perché sono i luoghi degli arazzi che sono i più utilizzati, più danneggiati, e spesso a un certo momento si decide invece di restaurarli, di tagliarli. Vuol dire tanti arazzi oggi nei musei non conservano più questi titoli, che sono invece importantissimi per la comprensione e per la interpretazione dei evenimenti, che si fa non solo via l'immagine ma anche via la parola. Qui abbiamo dei titoli in francese in alto e in latino in basso. Francesi e per quelli colti, quelli in latino sono molto più corti, molto più semplici, dunque qui il latino è per i fessi, che quelli che capiscono, non capiscono i francesi, che hanno bisogno di indicazioni chiare e comprensibili. Visto che il pubblico era un pubblico internazionale e già nel regno della Borgogna si parlava varie lingue e si aveva costantemente bisogno di traduttori per atti pubblici fra fiammingo e francese e tedesco, si capisce un po' questa distribuzione. E si vede anche che da qua abbiamo, come l'abbiamo visto nella prima tappezzeria, abbiamo tre scene più o meno: il consiglio, il ratto, il ricevimento. Però abbiamo quattro cartigli, di cui due si riferiscono al consiglio. È già dunque una accentuazione di questo atto che rende un po' curioso, sospetto, perché tanta attenzione a questo atto. Andiamo avanti. E per capirli bisogna leggere. Antenor, on les respons rigoureux, au roi Priam, qui en grand appareil légitime et ses fils natureux, fit convoquer en siège non pareil. Paris alors récita son réseil et son songe en soi vantant d'avoir sous le promesse de Dieu choix non pareil et suffisant actionnaire à voir. Secondo, opinion d'entendement fleuri, débattu, conclusion formée, en Grèce fut le fils Priam Paris lorsqu'on voyait à très puissante armée. Donc Cassandra, et Cassandra, Cassandra si può vedere al di sopra c'è una piccola finestra barata con una donna dietro, questa è Cassandra. Donc Cassandra de l'onde explorée à haute voix plaignoa le dur exil, là une fortune maudite et malheureuse. Un grand lieu plantureux e fertile. E si vede che dentro il arazzo ci sono altre iscrizioni che indicano
che danno un po' i nomi dei protagonisti o del luogo. Per esempio, al di sopra quel palazzo è scritto Palace de la Cité Trois la Grande. Cassandre è indicato per nome, altri partecipanti, Priamos, Troilos, Paris, Penteus. Però poi ci sono anche abbreviazioni con persone che non si sa chi sono, che hanno una parte di un nome che non basta per identificarli. Dunque è anche una cosa lì ambigua, non completa, non è un programma riflettuto fino all'ultimo dettaglio in chiarezza. Andiamo avanti. In confronto alle fonti letterarie ci sono alcune elaborazioni letterarie e questi bisogna fermarsi un po' sopra. Roi Priant, qui un grand appareil, légitime et ses fils natureux, fit convoquer en siège non pareil. Perché Benoît de Saint-Maur non parla né du grand appareil, né dei figli legittimi e quelli naturali, e un siège non pareil neanche è tematizzato. E poi anche la lunga insistenza sulla discussione nel secondo verso e non si ritrova. Cioè Benoît è piuttosto un contrasto, Falchi, Colombe, e i Falchi escono vittoriosi e insistono che si invia l'armata troiana. Dunque, perché quella insistenza? Andiamo avanti. Le roi un grand appareil. Si vede Priamos sotto un grande grand dé. Bisogna sapere che il dé non è una cosa che spetta a tutti quanti, ma Carlo il Temerario lo utilizzava, contrariamente a altri, e lui utilizzava anche un trono sopraelevato come il re francese. E questo menzionato da Georges Chastellan. Malgrado che fosse solamente duca, lui concorrenziava con Louis XI, il re di Francia, anche nell'intitolatura e in utilizzazione di questi mezzi a indicare il rango, e si vede, lo veda anche nella intitolatura feudale, che normalmente dovrebbe suonare Montré redouté souverain seigneur, invece Carlo metteva solo Montré redouté seigneur, senza mettere la sovranità del re di Francia. Ma lui stesso si faceva intitolare come Montré redouté souverain seigneur dai suoi sudditi. Lì sono gli studi di Paravicini che sono abbastanza chiari. E poi c'è anche l'utilizzazione di mezzi come il dé e l'apparenza regia va nella direzione della magnificenza come intenzione generale. Lui era molto più utilizza molto più splendore che sia il re francese sia l'imperatore. L'imperatore non, a lui non piaceva tanto. E la magnificence non è solo la ricchezza dell'apparato, ma è anche un modo di comportarsi, di apparire in pubblico. Per esempio qui come re o come sovrano, perché Georges Chastellan, il che scrive la cronica, ha messo gli avvenimenti più importanti della sua vita, li ha intitolati come Magnificence. Andiamo avanti. Legittimi, figli naturali e legittimi. Lì l'iscrizione alluda una cosa molto più interessante, diciamo, al 400 che all'antichità,
perché i bastardi sono un tema di discussione. Inutile di dire che Philippe le Bon, duca di Borgogna, aveva 26 bambini di 33 amanti, dunque un buon numero, e il defectus natarium si trova veramente dappertutto. Ampia bibliografia storica, scientifica, e nel senso, in riguardo di Carlo il Temerario, la presenza dei suoi figli naturali in ranghi altissimi è una cosa abbastanza notevole. All'occasione della sua morte fu difeso anche da alcuni dei suoi figli naturali, e questo fatto, quella bravura è menzionata nei fonti, Froissart in questo caso. Bastardi possono essere membri dell'ordine del Toison d'Oro, e il Grand Bâtard Antoine de Bourgogne ordinava una collezione di esempi di Valerio Massimo, in particolare sulla vita comune del re Sarnapale con tre concubine. Dunque era una cosa al vox, si parlava, non si parlava, era un fatto della vita, bisognava vivere accettandolo. Però per i francesi era una cosa un po' comunque non... Philippe de Commune marcava che in Italia, per esempio, non faceva differenza fra l'origine naturale o legittimo. Dunque gli Arazzi insistono su quella inclusione della famiglia grande, fils naturel e légitime, nel consiglio e nella corte. E dunque una cosa interessante che sia per i destinatari della razza, il duca, sia per gli spettatori nobili, si modernizzava dunque la prospettiva antica, e vale non solo per il duca di Borgogna di cui ho parlato, ma naturalmente anche Ferdinando d'Aragona o Federica da Montefeltro conoscevano bene quel discorso sulla discendenza naturale. Una cosa a lunga durata, perché anche a Shakespeare il figlio naturale del re Lear dice "No gods stand up for bastards". Dunque è una cosa di reclamazione dei diritti. Andiamo un po' avanti e lì arriviamo a Conseil. Priamus, convocando tanti consigli pubblici, Priamus è messo lì come un sovrano che non decide solo, con forse delle vertù, ma chiede il consiglio dei suoi nobili. Questo corrisponde a dei ideali feudali: il signore è sovrano, ma cerca consilium et auxilium dei suoi feudatari. E il fatto di mettere due consigli all'inizio è, come dico, come ho già detto, un'accentuazione di questo modo di reggenza, la ripetizione di un'immagine, soprattutto all'inizio di un racconto, anche per i letterari, è una cosa che si imprime nello sguardo dei spettatori. Tocca dunque, andiamo avanti, ha un campo di comunicazione simbolica. La bibliografia è molto tedesco, devo dire, anni 80 fino a 2000, soprattutto per esempio Gerd Althoff, il Colloquium familiare, Colloquium secretum, poi di Machter Rituale e Jürgen Hanning, Consensus Fidelium e Joachim Peters per il Consensus e il Consilium nella letteratura. Andiamo avanti. Soprattutto Althoff sottolinea i bisogni del sovrano di trovare un consenso con i suoi magnati, il quale può essere poi adoperato con l'aiuto di tutti involti nel processo decisionale. Il regno di Priamo, si vede, rispetta queste norme politiche,
Consilium Auxilium sono messe in avanti come caratteristiche dello Stato troiano e dunque anche borgognone. Il problema di Althoff è piuttosto che utilizza piuttosto fonti altomedievali e che prima dei consigli pubblici che si fa un colloquium familiare, che qui non appare mai. Dunque è una cosa piuttosto il colloquium pubblico che si è messo davanti, perché secondo Althoff la discussione controversale pubblica non si accordava con onore dei partecipanti e si voleva avere quella concordia. Andiamo avanti. È esattamente questo che, contrariamente ai fonti di Althoff, è questo che è messo in avanti qui. Opinion d'Anton Montfleury, débattu, conclusion formelle. Dunque, il lungo processo di dibattito è l'essenza di questa immagine per l'iscrizione stessa. Dunque, è una differenza anche fra i consigli nelle miniature, dove sono spesso meno persone, qui c'è la massa, il gruppo che appare. Bisogna sapere o ricordarsi che lo Stato borgognone è molto eteroclito, dunque c'era un grande bisogno di integrazione, sottolineato da Paravicini e altro, e ogni tanto anche la finzione dell'ugualità per l'ordine e il nodo è una cosa importante, il fatto che tutti i nobili hanno il loro possono esprimersi, integrarsi nel processo politico. Qui però non vediamo un dibattito controversale. I nobili e Priamo appaiono come un gruppo unito e quasi come su una scena teatrale, tutto all'aperto. Gli avversari e le loro opinioni non sono individuati né nei titoli né nell'immagine via un'identificazione delle persone o un'opposizione visiva dei contraenti. Invece dunque il dibattito è generalizzato, discussione sì, ma nell'insieme di un consenso che poi porta all'azione comune. L'immagine della corte qui, dunque, un tutto insieme. È interessante ricordarsi che, prossima immagine, voilà, che questo aveva anche un fondo politico, perché Carlo il Temerario installa delle udienze pubbliche, un cour ouvert, una cosa abbastanza nuova che non, almeno i cronisti lo dicono, e questo cour ouvert, quell'integrazione del dibattito, è subito valorizzato come magnificence da Georges de Chastellain, la quarta magnificence dei dodici. En apparence extérieure, ce semble être une chose magnifique et de grand lot, comme qu'il n'a là du fruit, mais en montant, n'ai vu que quelque chose telle a été faite de prince, né de roi, né d'autre, né de telle apparence. Dunque è una cosa inconsueta, quella apertura al dibattito, al una vita di corte. L'immagine del consiglio di Priamo si rivela dunque non solo un dibattito antico, ma una referenza a un modo di regnare, a un modo di presentare lo Stato moderno. Andiamo all'ultimo. Eccolo. Dunque, gli arazzi della storia di Troia servono dunque in due modi, in modo generico e in modo specifico. In modo generico, certo, sono decorazione, un ornamento destinati a magnificare o a manifestare la magnificenza come medium più caro e più elevato. Come rinvio narrativo indicano le origini antiche, mitologiche dello Stato borgognone o di tutto altro chi lo utilizza come in Montefeltro, Aragona, eccetera, eccetera.
In modo specifico, però, sono modernizzati, visualizzano i propri ideali di comportamento e un concetto di buon governo alla moderna. Hanno un messaggio specifico che trasmettono attraverso i titoli che prevalgono sopra i fonti letterari. I fonti letterari, la storia è solo il fondo sul quale si impone dunque una modernità antica che rispecchia gli ideali politici attuali, come il consensus fidelium, come il consilium, dunque valori politici. E penso che questo è tutto che volevo dire a proposito di, del problema tapizzerie e buon governo, valori politici. Grazie. Insomma, un taglio bello, complessivo, complesso tra rappresentazione visuale, tra rappresentazione politica. Una delle cose che mi viene in mente, appunto, ma poi lascio subito la parola a Bianca De Vizis, che condurrà a lei la discussione, è proprio questo stretto nesso tra messaggio politico e rappresentazione. Evidentemente c'è qualcuno dietro che pensa anche tutte queste immagini e il messaggio che deve essere offerto sia nella tappezzeria, sia negli arazzi che hai mostrato tu, sia anche in quelli da cui siamo partiti, in quello da cui siamo partiti di Edoardo. E quindi evidentemente il committente, che forse dà anche una indicazione molto precisa della raffigurazione, del messaggio che deve essere condotto, oppure se si tratta di committenti, oppure se si tratta di qualcuno che appunto poi vuole offrire un messaggio, anche un'indicazione, uno speculum di indirizzo politico anche al sovrano. Penso appunto a Edouard, buon governo che ci ha mostrato, la buona vita che ci ha mostrato Edouard. No, forse appunto se il messaggio è quello di dare indicazioni al sovrano, all'erede o alla vedova del sovrano di come bisognava comportarsi in politica, oppure se è il contrario, no? Appunto se è il sovrano che dà una sua rappresentazione dell'idea. Però io qui mi fermo e lascio la parola a Bianca De Vizis, che condurrà la discussione. Bianca De Vizis la conoscete anche tutti, appunto, oltre che essere una delle fondatrici di Cesura. Cesura, ricordo, che non è solo un'associazione culturale, ma anche un centro studi interuniversitario internazionale. E appunto Bianca De Vizis, che è un'esperta anche di nascimento, anzi di nuove di organizzazioni del concetto stesso di rinascimento nell'arte, e anche sui rapporti strettissimi sulle innovazioni che intervengono nel rinascimento dell'Italia meridionale. Prego Bianca. Ti ringrazio, ma comunque l'unica di Arazzi però l'ho solo appreso in questo momento, perché... e quindi no, vi ringrazio tantissimo tutte e tre i relatori. Mi spiace che Bruno Figliuolo è dovuto andare via, perché secondo me le tre relazioni si integravano perfettamente. Poi questo ruolo dei Arazzi anche nelle strutture effimere di cui ci ha parlato Nicolas, secondo me funzionava benissimo anche con la conferenza di Bruno Figliuolo, cioè praticamente si magnificavano e si integravano vicendevolmente. Vabbè, io ho soltanto qualche osservazione e soprattutto poi domande in realtà, perché, e poi spero che anche il resto del pubblico competentissimo avrà qualcosa da dire. Quello che trovo
molto interessante anche, vabbè, chiaramente questa, il ruolo dell'autorità civica e anche ora che ci ha presentato ora Nicolas Bock nella commissione di questi razzi, però anche Edoardo in qualche modo diciamo puntando sul ruolo del committente in questa sua duplice, cioè il suo ruolo diciamo civico anche temporale nel, mi sembrano due temi che vanno insieme, quindi trovo sempre molto interessante il ruolo della città committente, dell'autorità civica che interviene in insomma in questione di, del potere più ampio. E poi trovavo in tutti e due i casi molto interessante questa circolazione delle, in due diversi modi dei temi e delle figure che diciamo intervengono nella committenza di questi insomma di questo razzo nel caso di Edoardo, di questo ciclo veramente monumentale di cui ci parlava Nicolà. Scusate i rumori di sottofondo, ma anche io ho tutti i bambini a casa in dad, per cui io dovevo rimanere a casa con loro pure. Per esempio mi colpiva tantissimo, cioè non so se mi è sfuggito qualcosa, per esempio nella Nicolas, in questa circolazione per esempio tra Federico da Montefeltro, Gonzaga, fino all'Inghilterra, alla Francia, all'Ungheria, questa circolazione europea di queste razze, per esempio le iscrizioni, non ho capito se mi è sfuggito oppure se il ruolo dei testi all'interno di questo ciclo, cioè se si ha notizie sui i testi che accompagnavano questi gli arazzi nella loro circolazione, appunto nella loro declinazione in ambiti geografici diversi. Questa era una domanda che forse è qui difficile, però insomma mi interessava sapere se in questa intermittenza tra l'uso del passato antico, quindi il ciclo troiano, per poi rappresentare un buon governo contemporaneo, poi in cui le iscrizioni chiaramente hanno un ruolo importante, se si ha informazione di, e che tu hai analizzato così bene rispetto agli arazzi, se si ha notizie di variazioni testuali oppure sulla circolazione dei testi oltre che delle immagini. Questo non so se mi è sfuggito oppure se non si sa. I testi rimangono, ciò che si cambia è lo stemma. Dunque, sì, l'argomentazione è storica, stemma, giuridica, però lo testo è, perché come dicevo, il problema della discendenza naturale tocca a tutti. Penso che è importante vedere che non è possibile parlare di il committente. C'è un gruppo e si prova di formulare un messaggio che si può anche riutilizzare, perché le spese sono tali che bisogna vedere alla grande e a varie occasioni, un battesimo, un incontro politico, un matrimonio, bisogna adattarsi. Dunque i testi sono raramente così specifici che valgono solo per un momento. Sì, questo... No, poi trovo molto molto bello in tutte e due le relazioni questa intermittenza tra testi letterari, appunto come ci ha fatto vedere Edoardo, questa fonte appunto di Jiménez, cioè appunto di poter individuare proprio anche una fonte. Mi chiedevo anche se per esempio quel testo di cui ci ha fatto vedere l'incisione appunto contiene altre incisioni e se ci sono oltre alla fonte testuale all'incontrario delle altre fonti iconografiche che potrebbero essere state l'ispirazione per questa composizione interessante di tre diciamo
immagini diverse, altamente significative. Io, diciamo, lascerei anche la parola agli altri e insomma. Posso fare una domanda giusto di curiosità, appunto, perché giustamente no, anche Nicolas ci ricordava, no, che appunto poi alcuni discorsi devono essere necessariamente generali. Immagino che ci siano dei tempi di fattura lunghissimi per questi arazzi, che appunto chissà quanto tempo ci voleva per fare queste cose, e quindi poi potevano essere e dovevano essere anche riutilizzabili, perché altrimenti finivano per perdere la valenza momentanea. Però probabilmente un'idea generale ci doveva essere. Ecco, anche dal punto di vista tecnico, tu mi hai detto, adesso hai detto che si potevano cambiare gli stemmi, ma appunto qualche cosa in più anche proprio sulla fattura, come si faceva? Sono appuntati sopra? Che cosa succede? Anche i cartigli possono essere, o i filatteri, come diceva Edoardo, sono aggiunti successivamente, possono essere sovrapposti oppure sono fatti nello stesso momento? Faccio proprio una domanda da profano di questi argomenti a tutti e due, perché mi interessa anche capire appunto proprio il discorso anche del messaggio politico, ecco, a chi è diretto e da chi è diretto, se si riesce a capire chi è che organizza appunto la trama del discorso lì, se c'è un'idea complessiva, se ci possono essere aggiunte successive in varie parti, appunto, no, come nel discorso che entrambi sono narrazioni lunghissime, ecco, se queste narrazioni, se si riescono a intuire anche fratture all'interno della narrazione, di cuciture, ma proprio anche dal punto di vista fisico, ecco. Grazie. Ma penso che dobbiamo, se oso, Edoardo, di cominciare, bisogna pensare in due direzioni. Una volta, tu hai una professionalità dei produttori. Dunque, si calcola che 3-4 anni hanno bastato per fare 11 di questi arazzi. Dunque, molto più veloce che noi oggi, più veloce che la fabbricazione dei tapestri su Luigi XIV. Dunque, avevano una macchina imprenditoriale che funzionava benissimo. Invece per la progettazione, dunque, è un problema che abbiamo oggi nell'università, delle commissioni vasti, pluridisciplinari, diciamo, e in quanto riguarda la scelta delle scene della guerra di Troia, per esempio, si può mostrare che hanno utilizzato anche varie fonti letterarie, dunque non solo Benoit, ma anche cose più tardi. Vuol dire c'era un letterario che aveva accesso alla biblioteca del Duca, che andava lì, tirava fuori vari volumi, che ha elaborato un primo gesso racconto che poi fu aumentato, variato, scelto, discusso nella selezione dei sceni. Poi anche l'artista che poteva aggiungere, e abbiamo visto i cosiddetti petit patron, dunque sono la prima serie di disegni che era interessante perché era separato dalle iscrizioni. Dunque si vede già lì varie mani all'opera, che poi questi piccoli disegni inviati al produttore che fa dei grandi disegni scala 1:1, che sono messi sopra la tessitura per vedere cosa bisogna fare. Spesso ci sono anche pezzi vuoti, per esempio per piante, eccetera, che sono fatti sul momento dal repertorio del produttore. Questi grandi disegni sono rarissimi perché sono utilizzati tecnicamente e distrutti o conservati, riutilizzati. Per poi cambiare delle parti di una tappezzeria e
difficilissimo. Devi immaginartelo come una torta. Se tu prendi la ciliegia in basso al centro, fai un buco grandissimo, brutto. Se tu togli una ciliegina accanto, al bordo, lo metti delle mandorle, per esempio, e va benissimo, nessuno lo vede. Dunque, nel trasporto, come sono beni trasportabili che accompagnano il duca che non aveva residenza fissa, dunque sono impacchettati, mandati, spacchettati, rimessi alla parete varie volte. C'è tutta un'organizzazione che si occupava di queste tappezzerie, varie persone, mezzi di trasporto, asini, eccetera, e poi una o due persone responsabili per di tenerli in buono stato, perché secondo le altezze delle sale, non sempre sufficienti, la bordura in bassa si utilizzava rapidamente. Se tu guardi tappezzerie più tardive, hanno spesso dei fiori intorno, perché fiori li aggiungi, li togli. E sono lì anche posizionate le stemme, che sono raramente al centro, perché questo personalizza per sempre la tappezzeria, ma sono spesso sui bordi. Lì puoi togliere un pochino, aggiungere, ma un filatero non lo cambi mai più una volta che ha subito la tessitura. È una cosa impossibile. O hai veramente un buco. Nel mio caso lo stemma è proprio la chiave per capire anche la cronologia dell'opera. C'è discussione tra gli esperti, due persone che conosco, esperti in tessuti, che sono venuti con me per vedere in situ l'opera, e ho le due opzioni. C'è uno che dice che è stato tessuto con tutta l'opera, invece l'altro dice che è stato aggiunto, ho appuntato quando tutta l'opera era finita e poi si è fatto mettere lo stemma all'arcivescovo, no? Almeno la data antequem sarebbe 1473, che è il momento in cui è stato eletto come vescovo per prima volta. Ma se io lo prendo come un elemento di propaganda, di dimostrazione della volontà del potere temporale dell'arcivescovo, sarebbe 1490, quindi la cronologia cambia abbastanza, sono 15 anni di differenza, lo stile è anche diverso, ma per fortuna ho delle amicizie nel mondo della storia dell'arte e adesso facciamo progetto insieme con il professore Joan Dumengia, che è anche membro di Cesura, e con Jacobo Vidal, che è anche dell'Università di Barcellona, che è esperto nella creazione di arazzi nella Catalogna medievale, e poi anche con Licia Butà, che è professoressa a Tarragona, e tutti e tre stiamo lavorando in questa parte che per me è la chiave, anche il prossimo punto di sviluppo della ricerca andrebbe dalla parte stilistica e dalla parte anche di proporre l'autore anche artistico che ha fatto il cartone per fare il disegno della progettazione nel tessuto. E poi, dal mio punto di vista, quello che sto facendo a livello personale di ricerca è lo studio della biblioteca del committente. Perché anche qua ci sarebbe l'altra chiave. Trovare l'opera di Eximenis tra i libri di Fernandez Heredia sarebbe la quadratura del circolo, in questo senso. Come ho detto nella presentazione, gli ultimi 10 anni di vita dell'arcivescovo, lui ha perso il favore del re. Questo arazzo sappiamo che è stato decorando i palazzi romani dove ha vissuto Fernandez Heredia. Questo arazzo è stato a Napoli, i 6 anni in cui ha vissuto a Napoli, e poi è stato trasferito con i cofri, con libri,
tutte le merci di le proprietà dell'arcivescovo quando è venuto nella penisola iberica, quando ha fatto la prima entrata a Tarragona. Lui si è impoverito tantissimo alla fine della sua vita, e tutti gli arcivescovi dal XIV secolo a Tarragona, quando finivano la sua, il suo vescovato, arcivescovato, dovevano entregare un pontificale intero completo alla cattedrale, e quello si valutava in 1000 florini di oro, fiorini di oro d'Aragona. Lui ha detto che non aveva i soldi per pagare quello che se gli chiedeva, e proprio per quello il capitolo ha fatto valutare quanto viene, quanto vale questo arazzo, e curiosamente il valore è stato 1000 fiorini di oro. Quindi proprio per quello è esibito nella sala capitolare della cattedrale. Dall'inizio del Cinquecento non è stato più una proprietà dell'arcivescovo, ma una proprietà del capitolo della cattedrale. Okay? Quando si faceva alla morte o alla trasferenza dell'arcivescovo, la gente che aveva dei debiti, a cui l'arcivescovo deveva dei soldi, potevano presentare davanti a un tribunale la giustificazione di quei soldi che doveva pagare. Quello si chiama spolio, lo spolio, è una tipologia documentale. Abbiamo per fortuna, da tutta la storia in Tarragona, soltanto abbiamo due spoli conservati, uno tra i quali è quello di Fernandez Heredia. E sappiamo che il bibliotecario, la persona incaricata della biblioteca nel suo castello di Mora di Rubielos, ha fatto una lista di tutti i libri che siano in quella biblioteca. E tra loro c'è un Escimenis, ma non il dodicesimo. Ma sappiamo che diversi dei suoi libri sono venuti in canto pubblico, in subasta, e sono finiti alla Biblioteca dell'Escoriale, dove diversi libri hanno lo stemma nella prima pagina dei cinque castelli in croce. Adesso quello che sto facendo è la ricerca alla Biblioteca dell'Escoriale per trovare il dodicesimo di Ximenis con lo stema di Fernandez Heredia. Quello sarebbe un po' lo sviluppo attuale della ricerca in questo senso. Francesco Sorti, ho visto che ha alzato la mano. Sì, intanto buongiorno a tutti, mi scuso perché ahimè non ho avuto la possibilità di collegarmi prima e quindi ho sentito solo l'intervento, quindi mi scuso anche con Edoardo e con Bruno, vabbè mi sono scusato già personalmente, ma ecco, per me l'intervento, questo bel intervento di iconologia storica di Nicolas è stato straordinariamente illuminante, quindi io voglio veramente compiacermi per aver trovato da storico, attraverso questa fonte che lui ci ha illustrato, delle straordinarie connessioni con quelli che sono i nostri studi da tanti anni, che peraltro abbiamo riversato anche abbondantemente in Cesura, dal momento che Cesura, oltre ad essere una proiezione, è anche un contenitore scientifico, delle conferme veramente notevoli. Io mi compiaccio, cioè difficilmente ho lo spirito e la necessità di complimentarmi proprio per il collega, perché ha fatto diventare l'Europa, non so se più grande o più piccola, più unita, insomma, contro molti detrattori dell'Europa unita, lui culturalmente l'ha molto avvicinata nelle sue parti. Qui abbiamo un nostro dottorando che Biagio Nucciforo, che si è occupato forse tra i pochissimi in Italia del problema della bastardise, no? Quindi dell'utilizzo anche politico dei bastardi. Le note che di storia politica e di storia delle istituzioni politiche che Nicolas ha tratto dalla sua lettura della fonte iconografica sono di una straordinaria e netta aderenza a quella che è la realtà napoletana di quegli anni, cioè
Ferrante d'Aragona ha 19 figli, ora se non uno più, uno meno, insomma, è meno prolifico evidentemente dei fiamminghi. Ma e di questi gran parte sono bastardi. Questi bastardi vivono tutti a corte, sono tutti, come dimostra anche Nuciforo in un suo scritto, sono tutti valorizzati dal padre all'interno, diciamo, dei ruoli disparati, ma non anche ruoli alti, apparentemente alti e poi marginali come quelli della milizia, perché la milizia a Napoli ha una struttura totalmente diversa, ma vengono utilizzati come luogotenenti del re, che poi è la funzione che in genere giuridica che hanno gli eredi. Valorizzazione di questa risorsa umana dei bastardi, sia di parte maschile che femminile. Quindi quelle osservazioni della acquisizione da parte dei bastardi del Toson d'Oro, veramente per me è stata una conferma straordinaria di una temperie che io diciamo ipotizzavo, ma Nicolas mi ha dato una prova. Poi voglio dire, io ho scritto un libro la cui parte centrale è strutturata sull'ideologia politica degli aragonesi, è strutturata sulle udienze pubbliche di Ferrante d'Aragona. Anche questa ulteriore informazione che Nicolas ci ha dato e che crea veramente, credo, un unicum, una trasversale connessione di ideologia tutto sommato abbastanza difforme da quella francese, di un accentramento costruito sulla base di un perfezionamento delle strutture feudali e di un'acquisizione ai massimi livelli da parte della sovranità di quelle che sono le sue prerogative, per cui l'udienza pubblica è una cosa non solo ammissibile ma sacrosanta, che non si faceva per non rompere le scatole, diciamo, eccessivamente a quelli che un tempo venivano chiamati particolarismi. Quindi veramente grazie, mi dispiace non aver sentito le altre comunicazioni che sicuramente saranno state di livello eccellente, insomma, Edoardo l'ho già sentito e mi dispiace non conoscerlo di persona, ma insomma quando finirà questa follia covidiana spero che possiamo, diciamo, vederci. Davvero, davvero mi è sembrato, anche solo da questa bellissima e molto diciamo densa, densissima, qualcuno ne ha fatto riferimento anche Bianca a questa densità, da questa densissima diciamo relazione di Nicolas ho imparato qualcosa e ho avuto soprattutto, e me ne compiaccio con lui ma soprattutto con me stesso per la fortuna che ho avuto, la conferma di temi fondamentali che si agitavano, che agitavamo nell'ambito storiografico e che grazie anche a questi incontri di cesura e alla reale internazionalizzazione del sapere, noi possiamo adesso costruire, mettere insieme questa rete, insomma. Grazie. Grazie a te, perché là tu sai più di me e questo è il fatto che di un lato si può ricostruire l'ambito della creazione in Borgogna, ma poi quell'esportazione, quell'uso a posti vari, lo stesso messaggio altrove, cosa fa, cosa cambia? Di un lato è accettabile, sì, ma cosa cambia comunque? E penso che lì hai toccato un punto importante. Io intervengo per fare le scuse di Guido Cappelli, che a un certo punto è andato via, però voleva richiamare ancora una volta l'attenzione, e questo lo faccio anch'io per comprendere, poi lascio anche la parola a Giuseppe Germano, per riallacciarmi anche
a una cosa che avevano segnalato, su cui avevano insistito sia Giuseppe sia Guido negli interventi di prima. No, anche appunto a proposito di quello che diceva anche Edoardo, la questione anche della cultura che c'è dietro. Oramai siamo in manesimo trionfante, insomma, no? Dovrebbe essere apparentemente, almeno in Italia, no? In qualche modo siamo addirittura alle soglie del Rinascimento. Però il punto di riferimento, se quello a cui fai, appunto, se è corretto, no? come mi sembra più che plausibile da quello che hai detto, no? Il punto di riferimento è Francesca Eximenes, no? E quindi anche il tipo di cultura che è ancora forse al di qua dell'evoluzione della trasformazione umanistica. Mi spiace che Lola Badia mi pare che non ci sia più, però ecco, chi più di lei ci avrebbe potuto dare anche qualche ulteriore suggerimento, mi pare che non ci sia più, no, proprio sulla cultura dell'epoca, sulla cultura catalana, eccetera. Ecco, volevo sapere qualcosa in più e quindi sollecitarti a dirci qualcosa in più anche su questo rapporto ideologico-culturale a cui fa riferimento. Sì, mi sembra che l'importanza di Eximenis dalla seconda metà del XIV secolo è fantastica, ma non soltanto a livello teorico, ma anche a livello della prassi politica. Non è soltanto quello che dovrebbe essere, ma quello che è. È una descrizione di una riforma del modello, che anche l'abbiamo parlato un po' nel dibattito di Sandra Bernabeu all'ultima, penultimo intervento di Cesura. Ma Eximenis non ha influenza soltanto in questa seconda metà del XIV, ma anche fino al XVI secolo, pensando che anche le figlie di Isabella la Cattolica si formavano studiando il libro delle donne di Eximenis. Ha l'importanza sia a livello di reggimento massimo, ma anche a livello di reggimento soprattutto municipale. E quello per me è assolutamente fondamentale. Questo, un intervento simile l'ho potuto fare un paio di anni fa all'Università Queen Mary di Londra, con la presenza di Patrick Boucheron e Quentin Skinner, che sono quelli che hanno studiato di più gli affreschi del buon governo di Ambrogio Lorenzetti, i suoi effetti. E ho potuto presentare la razzo in contrapposizione con la questione della Siena del metà XIV secolo. È stato assolutamente affascinante, perché per me era fondamentale poter mettere in discussione con delle persone che hanno studiato tutta la sua vita, gli autori di quell'epoca, e quelle discussioni che si fanno se veramente dobbiamo cercare delle fonti specifiche dentro di queste opere oppure no, soltanto una questione simbolica, una questione... No. E questa discussione, che è molto viva attualmente nella storia dell'arte, a livello di teoria politica, riflessa nell'arte, quando ho potuto fare questo e vedere che loro non hanno visto un autore possibile al di là di quello che stavo presentando, che le ipotesi che stavo mostrando si vedevano forte come per pensare che Eximenis è dietro di questo. Per me è stato un trionfo personale a livello di orgoglio. Ho potuto leggere tutta l'opera del XII di Eximenis in due momenti diversi. Adesso sta per scomparire una pubblicazione sulla teoria di Eximenis al riguardo del potere monarchico, che pubblicherà tra pochi mesi l'Istituto di Studi Catalans. E poi, quando hai potuto farlo con tranquillità e stai vedendo, quando ho riletto l'opera e ogni volta che la vedo, sempre ci sono altre cose che mi portano a pensare a quell'opera. Per esempio, soltanto quando parla lui di come deve guardare, come deve essere lo sguardo del re o della persona che ha il potere. È esattamente quello che sto vedendo in quell'opera. Quell'immagine che dice che lui deve essere un leone,
anche l'immagine dei capelli, della barba, sembra proprio la faccia di un leone rappresentata nel raggio. Ci sono tantissime cose che purtroppo il tempo è quello che è, non si può tutto fare un dettaglio massimo, ma almeno fare una prima presentazione, perché per me quello che è fondamentale è poter mettere in valore un'opera che, se non si fa un intervento di restauro sul serio, tra poco scomparirà, perché lo stato non è pessimo, è drammatico. È drammatico perché anche l'ultimo restauro si è fatto un secolo e mezzo prima, pesa di più del tessuto, quindi lo sta stirando troppo e lo sta rompendo. E abbiamo già perso 2,5 metri a sinistra, perché quando quest'opera ha avuto tantissima importanza durante l'età moderna, ma all'inizio della contemporaneità ha perso il valore, quindi l'hanno messo in un magazzino. E lì è stato mangiato dalle rate, e anche mi ha detto un prete della cattedrale che a lui gli avevano spiegato che si tagliava a pezzi per fare dei crapi per fare la pulizia della cattedrale. Quindi stiamo a quel livello. Non so se ti rispondo un po' a quello che stavi sperando, ma sarebbe questo. Perfettamente. Giuseppe Germano. Allora, innanzitutto vorrei ringraziare i due oratori perché mi hanno insegnato tantissime cose. E la mia, più che una domanda, cioè, vuole essere una... come voglio dire, vorrei avere assicurazione di aver inteso, diciamo, bene dei concetti. Mi è parso di capire che le due tipologie di arazzi che hanno presentato i due oratori in fondo sono diverse, perché mentre gli arazzi che ci ha presentato Nicolas sono arazzi dotati di una certa universalità, cioè sono ispirati a una cultura, diciamo così, più ecumenica, una cultura più universale, cioè potevano essere appunto riutilizzati, potevano essere prestati, cioè, e comunque possedevano una base di comunicazione che poteva essere condivisa. Invece mi è parso di capire che l'arazzo di cui ha parlato Edouard, che ha un committente preciso con una biografia precisa, probabilmente è stato creato per comunicare qualche cosa che fosse legata specificamente al committente. E ho capito bene questa cosa. Quindi, diciamo, è per me molto interessante che ci sia poi questo legame con quest'opera letteraria che doveva aver avuto nell'ambiente del committente un determinato successo. Quindi probabilmente il committente aveva desiderio di fare una comunicazione al pubblico, a chi vedeva questo razzo, perché fosse diffusa una sua idea del potere, una sua idea del rapporto, per esempio, fra Stato e Chiesa, una sua idea del rapporto della città con le sue componenti sociali. Cioè, io trovo questa cosa veramente molto interessante, anche se poi alla fine non mi stupisco che il committente sia caduto in povertà in qualche modo, perché, cioè, lui ha fatto un'opera di comunicazione che gli deve essere costato un occhio della testa, insomma, però evidentemente per lui nella sua biografia doveva essere molto importante gestire questo tipo di comunicazione. Volevo sapere se avevo inteso bene questo aspetto del problema. Grazie. Rispondo, Nicolas. Vai tu. Sì, vai tu prima. Sì. Sì, nel mio caso è esattamente così, ma come dicevo prima, la chiave è la cronologia. Questo stemma che ci fa perdere la testa, ma può darci tantissima informazione, perché sappiamo sul sicuro che lui è stato il proprietario, non posso affermare che è stato anche il committente, ma penso di sì. Questa è l'ipotesi a priori, no? Poi sui contenuti, per me è proprio una cosmovisione totale. Qualche volta ho pensato di organizzare la materia di storia medievale europea soltanto mettendo il fuoco in qualche parte della razza e potrei spiegare praticamente tutto. E poi anche una sorta di utopia,
no? Come deve essere la società perfetta, il governo ideale per rendere tutti felici, no? Quindi questo è un po' un'idea che anche sto riflettendo su questo nei miei lavori. Quindi grazie per la domanda. Vorrei risponderti con un chiaro sì e no, perché di un lato hai, penso, e vale per quasi per la più gran parte dei arazzi, un committente è uno che fa. Poi alcuni vogliono che quella proprietà intellettuale resta con loro, vogliono un pezzo unico, dunque fanno esplicitamente, dicono ridateci i grandi cartoni, non vogliamo che ripetete questo. Per tutto l'altro vale chi produce, può riprodurre e può rivendere. E dunque estrarre dal contesto specifico e spargerlo dove vuole, generalizzarlo. Ma anche la tappezzeria della guerra di Troia non è stata pensata per Napoli e per Montefeltro, è stata pensata per una occasione. E quando ho detto che viene utilizzata in chiesa, nel coro hanno messo comunque delle storie cristologiche, dunque però nella nave hanno messo queste cose antiche. Non c'è dunque neanche l'opposizione fra profano e teologico, sacro o altro. C'è nella distribuzione e ci sono stati protesti che c'erano troppe battaglie in chiesa. Dunque si gioca con le sensibilità e se si adatta nella decorazione della casa per il momento specifico. E qui il lavoro delle fonti di dire ma cosa hanno scelto, perché il Duca di Borgogna aveva qualche più scelta che un arcivescovo di Tarragona che si è fatto una bella cosa per la sala e poi... Non aveva neanche le esigenze di una corte itinerante e neanche i soldi di investire. E dunque, storicamente specifico, sì, ma generalizzabile. Perciò la mia insicurezza di dire sì o no. Grazie, grazie della specifica. Bianca. Vuoi dire qualcosa prima di andare via? Perché so che... No, mi sembra molto, molto... No, volevo solo ringraziare nuovamente perché questa confrontabilità, cioè questa dimensione appunto dalla Spagna, insomma tutta questa dimensione europea di questa conferenza mi sembra molto, molto utile per i nostri studi, come per ripristinare proprio quei termini di confrontabilità tra le varie... tra il nostro... insomma... tra i nostri studi e quelli invece in altri contesti, quindi ci restituisce molto appunto quello che abbiamo sentito, insomma, e quindi ringrazio veramente molto i nostri relatori. Benissimo, i ringraziamenti di Bianca, giusto per sollecitiamo un attimo se c'è qualche altro ascoltatore, qualche altro spettatore più timido che voglia fare un'ultima domanda, altrimenti lasciamo qualche secondo. Altrimenti abbiamo raggiunto ampiamente l'ora, ringraziamo come cesura tutti i relatori, anche Bruno Figliolo che è andato via, ma mi pare che siano state davvero tre relazioni, una più bella dell'altra, non saprei dire qual è la più bella, ma tutte e tre, come è stato detto, si integravano perfettamente, neanche l'avessimo studiato chissà quanto tempo prima questa cosa, invece è stata una cosa davvero notevole
evidentemente appunto ecco, i tempi sono anche maturi per fare dei ragionamenti di tipo più ampio, per provare a ricostruire appunto le trame non solo degli arazzi, ma le trame della cultura europea, della cultura mediterranea, che appunto usa un linguaggio comune che può essere quello dell'arte, ma può essere anche quello della letteratura, quello della politica, quello delle istituzioni politiche. D'accordo, allora ancora grazie a Edoardo Giuncosa, a Nicolas, come ti devo chiamare, Nicolas. Boh, facci sentire come ti chiameresti tu da solo, così appunto tagliamo la testa al toro. Ringrazio tutti i presenti e davvero è stata una bellissima mattinata. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie, ciao a tutti. Ciao. Grazie a tutti, arrivederci. Grazie a tutti.